buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie per essere qua. Un saluto caro anche a chi ci segue sulla pagina YouTube della Diocesi di Fossano. Ecco, questa mattina con un evento organizzato dagli uffici della Pastorale Sociale del Lavoro delle Diocesi della provincia di Cuneo, Alba, Cuneo Fossano, Mondovì e Saluzzo, con la collaborazione dell'Azione Cattolica, dell'UCID, sezione di Cuneo, delle ACLI, della Caritas, di Cuneo di Fossano, della comunità Papa Giovanni. Ecco, ci troviamo qui, vogliamo dare continuità a un percorso che avrà una tappa principale, come tappa principale la settimana sociale dei cattolici in Italia, ma che vogliamo che poi continui, è un percorso quello che stiamo iniziando. Ci sono tra noi alcuni giovani qui presenti, altri ci seguono da casa, che saranno là tanto, rappresentando il nostro territorio. Sono qui chi rappresenterà Cuneo, chi rappresenterà Fossano, chi rappresenterà Saluzzo, e questa è una cosa bella che ci dà gioia. Ecco, questa mattina vogliamo semplicemente introdurci un po' nel tema di questa settimana sociale, con un desiderio profondo. Poi, a partire da questa mattina, da quello che ci diremo, di costruire un piccolo percorso, soprattutto un percorso, diciamo, anche nelle nostre comunità, anche vogliamo che si aprano a questa dimensione, diciamo, sociale della fede, che è estremamente importante oggi che viviamo. Allora, la situazione del nostro paese, come diciamo in generale, non è una situazione facile, e attorno al tema lavoro, quanta sofferenza, penso che tutti noi stamattina abbiamo un cuore pesante, se abbiamo letto il giornale, altri morti sul lavoro. È una tragedia che continua giorno dopo giorno e che ci pone un sacco di domande. Viviamo un cambiamento di epoca, diciamo, viviamo dei processi di trasformazione. Penso che tutti noi abbiamo una consapevolezza che non li dobbiamo subire questi cambiamenti, che questa trasformazione la dobbiamo accompagnare. Anche, ecco, questo è il senso di questa settimana sociale. La Chiesa italiana che vuole contribuire con le forze vitali del nostro paese ad affrontare questa crisi che stiamo vivendo, per costruire un paese più umano e giusto per il lavoro, perché il lavoro sia per tutti, sia un lavoro buono, buono per le persone, ma anche per la madre terra, per noi, per le generazioni che verranno. Quante volte abbiamo sentito queste parole? Siamo sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. Papa Francesco lo ripete spesso: tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Ci siamo resi conto che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Questo ci anima, per questo anche siamo qua. Ultimamente su aggiornamenti sociali Giacomo Costa e Paolo Foglizio scrivevano: l'esperienza di questi mesi ci ha fatto toccare con mano che trovare una via d'uscita all'emergenza scatenata dalla pandemia del Covid-19 richiede uno sforzo di creatività e di innovazione. Questo non può essere che frutto di un'azione corale, capace di integrare il contributo di una pluralità di prospettive. Nessuno ha la soluzione in tasca, ma solo insieme la possiamo trovare. È un ritornello che si ripete, che ci ripetiamo tra di noi e ricordo adesso, e che ci diciamo che se c'è bisogno di una rivoluzione oggi, ma forse sempre, ma ancora di più oggi, questa rivoluzione parte da quattro mani. C'è bisogno di quattro mani, c'è bisogno di un mercato giusto e bisogna lavorare per un mercato giusto. C'è bisogno di istituzioni illuminate che sappiano creare politiche giuste,
percorsi nuovi che veramente portano verso il nuovo. Poi ci vuole una cittadinanza attiva, ci vuole la nostra parte. Su questo noi abbiamo una grande responsabilità, creare coscienza e consapevolezza. E ci vogliono imprese responsabili. Le quattro mani, non basta il mercato di istituzione. Ci vuole, no, anche, ci vuole una cittadinanza attiva, seria, che si impegna, e ci vogliono veramente delle imprese responsabili. Io penso che questa mattina condivideremo un po' uno sforzo che c'è anche sul nostro territorio, per creare questo percorso dove le quattro mani si danno le mani e cercano di fare qualcosa di sé. Siamo chiamati a un cambiamento, vedete, nel linguaggio del Laudato Si, che è un po' anche ciò che illumina gli strumenti Una Voce, il documento che ci accompagna in questo cammino verso Taranto. Ecco, noi lo traduciamo con la parola cambiamento, conversione ecologica. Siamo chiamati a una conversione ecologica. E allora, partire da un nuovo sguardo, allora vorrei, se fosse possibile, che leggessimo insieme, ecco, una preghiera, che è una parte della preghiera di Francesco, che troviamo alla fine della Laudato Si. Serve anche così per chiedere allo Spirito di Dio che ci illumini questa mattinata. O Dio Padre, risana la nostra vita affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e la pace. E quanto un lavoro buono e giusto, un'economia a servizio del bene di tutti, fa parte di questa lotta per la giustizia, l'amore e la pace. Bene, allora ora iniziamo approfondendo con alcune notizie sulla Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, un briciolo della sua storia e Taranto, che cosa desidera la Chiesa riflettere a Taranto, quali sono gli obiettivi. Ecco, ci aiuta Monsignor Marco Arnolfo. Saluto con amicizia tutti voi che mi state ascoltando, sperando di non tediarvi troppo. Perché le settimane sociali? Per fermarci, come Gesù buon samaritano, accanto a chi è ferito sulle strade della nostra storia. Le settimane sociali nascono nel 1907 a Pistoia, Pisa, ad opera del grande economista Giuseppe Tognolo e del cardinale Pietro Maffi, per manifestare la prossimità della Chiesa verso i nuovi oppressi nella rivoluzione industriale dell'epoca, interessandosi concretamente alla loro sovente disumana condizione di lavoro. Erano fortemente ispirati dalla Rerum Novarum di Papa Leone XIII, che aveva tracciato il solco della nuova dottrina sociale della Chiesa su cui si svilupperanno le successive settimane sociali, sui temi riguardanti la condizione operaia, il lavoro, l'economia, la famiglia, l'educazione cristiana. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, sulla Costituzione Costituente. Nel 1991, a 100 anni dalla Rerum Novarum, dopo oltre 20 anni di sospensione, le settimane sociali riprendono a svolgersi con regolarità circa ogni 3-4 anni sui temi dell'Europa, la democrazia, il bene comune, fino ad arrivare a Torino nel 2013, che certamente ricordiamo, sul tema della famiglia, speranza e futuro per la società italiana, e poi l'ultima che abbiamo vissuto a Cagliari nel 2017 sul lavoro che vogliamo, libero, creativo, partecipativo e solidale. La prossima, che celebreremo a Taranto dal 21 al 24 ottobre, se Dio vorrà, sarà sul tema il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso, come ben spiegato nell'Instrumentum Laboris
a disposizione delle nostre comunità. Che cosa non devono essere le settimane sociali? Non devono essere un convegno, un evento isolato, un lavoro per esperti. Vogliono invece essere una tappa importante di un processo di crescita, come dice sovente Papa Francesco, di formazione a livello personale delle nostre comunità per una sempre maggior fedeltà al Vangelo nel tempo in cui viviamo, proprio nella logica dell'incarnazione. Infatti, molte diocesi hanno continuato a sviluppare la tematica di Cagliari attraverso la pastorale sociale del lavoro e di custodia del creato, accompagnati e sostenuti sia a livello regionale sia con l'ufficio nazionale. Perché Taranto? E perché quel tema? Papa Francesco ci ha aiutato a leggere i segni dei tempi, a comprendere con le encicliche Laudato Si e Fratelli Tutti quanto sia urgente ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri e rispondere con urgenza, con un radicale cambiamento di vita, prima che sia troppo tardi per la salute, anzi per la vita sia nostra che dell'ambiente. Ecco perché Taranto, la città simbolo dell'assurda opposizione tra salute e lavoro, tra ambiente e sviluppo economico, dove è forte il grido della natura inquinata e il lamento sofferente degli abitanti e dei lavoratori. La settimana sociale parte da una visione profetica espressa molto bene nella Laudato Si, e cioè che tutto questo mondo è connesso. La mia vita, quella dell'ambiente, cioè dell'acqua, l'aria, dei micro e grandi organismi, quella delle prossime generazioni, sono profondamente interconnesse da non poterle assolutamente separare. È una visione con un forte fondamento biblico. Tutto il creato conserva l'impronta della comunione di amore trinitario. È una visione di profonda connessione vicendevole, confermata anche dalla fisica quantistica. Questa visione globale, unitaria del mondo, può avere solo una direzione, quella della ecologia integrale, con nuovi modelli di sviluppo sociale. La settimana sociale di Taranto vuole innanzitutto aprirci gli occhi sui volti feriti di tanti nostri fratelli e sorelle che si trovano in situazioni sempre più drammatiche, anche a causa dell'attività economica sregolata, basata sulla ricerca ossessiva del profitto, con una politica predatoria delle materie prime di sfruttamento delle risorse naturali, nell'illusione che siano illimitate, con la produzione sempre maggiore di rifiuti, inquinamento, come sta avvenendo per esempio nell'Amazzonia, terra dei fuochi, ex Ilva di Taranto, ma anche nella nostra pianura padana che ha l'aria più inquinata d'Europa. Saremo aiutati da relazioni di esperti, incontreremo i grandi leader della politica, ma avranno un grande spazio i giovani, come i primi protagonisti, perché più sensibili a questi temi che riguardano direttamente il loro futuro. Ci confronteremo con i giovani economisti dell'Economy of Francesco e di altre associazioni, movimenti e gruppi che hanno lavorato con entusiasmo anche nelle nostre regioni su queste tematiche dell'ecologia integrale, della sostenibilità dei modelli economici di sviluppo. Scopo della settimana sociale è di intraprendere un cammino di transizione ecologica. Per noi cristiani possiamo chiamarlo di conversione a livello sia personale sia di comunità, cambiando i nostri stili di vita, aiutandoci a ripartire da questa pandemia con uno sguardo nuovo, lo sguardo contemplativo che ci viene suggerito dal Papa, ispirandosi a San Francesco, che ci mette in movimento. Il cammino verso Taranto si è già avviato in diverse nostre diocesi, con varie iniziative di riflessione che hanno coinvolto anche le associazioni e i gruppi coordinati dalla pastorale sociale per conoscere la realtà sul proprio territorio e individuare le buone pratiche nelle imprese locali. Tre momenti importanti saranno celebrati alla fine di giugno, inizio luglio, in tre punti diversi dell'Italia per fare proprio un po' il punto del cammino verso Taranto.
Noi appartenenti alle regioni del nord siamo invitati il 3 luglio a Padova per ascoltare e proseguire il lavoro svolto in questi mesi da quattro gruppi che hanno riflettuto sulla transizione ecologica con il contributo del mondo delle imprese e del lavoro. A causa della pandemia, la settimana di Taranto sarà celebrata in modo totalmente diverso dalle precedenti, attraverso il collegamento con tutte le regioni dove si svolgeranno contemporaneamente i lavori di gruppo, con metodi che saranno presto indicati. Grazie, auguri. Ecco, forse non tutti sapete il perché Don Marco ci ha fatto dono di questa sua riflessione. Lui è l'incaricato della Conferenza Episcopale Piemontese per la pastorale sociale del lavoro, quindi accompagna tutti noi. E questo video ci è sembrato prezioso e lo faremo avere all'associazione, ai movimenti, alle parrocchie, insieme a delle schede che abbiamo preparato proprio per aiutarci pian pianino a inserirci. Ecco, si è parlato di transizione ecologica. Sarà nostro compito, ecco, cercare di approfondire che cosa vuol dire e anche che contributo noi possiamo dare perché veramente sia una transizione che possa portare a qualcosa di nuovo e di buono. Sull'Instrumentum Laboris, su questo documento, troviamo questa frase che mi serve per introdurre, ecco, la continuazione dei lavori. La soluzione ai tanti problemi con cui dobbiamo confrontarci a Taranto come in tutta Italia è la sostenibilità integrale, nelle sue dimensioni economica, sociale, ambientale e umana, raggiunta attraverso una virtuosa combinazione di economia di mercato, tecnologie pulite, coscienza ecologica e azione di governi. Un'economia che si ripensa nella prospettiva dell'ecologia integrale si basa su quattro pilastri: l'economia circolare e la bioeconomia, la digitalizzazione e la dematerializzazione, che contiene, ma non si limita alle pratiche di smart working, le politiche che favoriscono l'efficientamento energetico di aspetti fondamentali del nostro vivere sociale, pensate alla mobilità umana, urbana, l'edilizia, le modalità di produzione industriale e agricola, e quarto, l'investimento sulle persone, in termini di consapevolezza, di competenze e sulla qualità del capitale sociale, sussidiarietà, beni comuni, il terzo settore. In tutti e quattro i casi siamo in presenza di vie che contribuiscono a creare valore economico e lavoro, facendo però attenzione a non aumentare, anzi contribuendo a ridurre rischi ambientali e di salute. Questa è la grande sfida che noi dobbiamo cercare di decifrare, anche guardando quello che sta succedendo attorno a noi, già in questa linea, già in questo percorso. Ecco, allora abbiamo con noi questa mattina la dottoressa Annalisa Magone. Sono molto contento che qua la ringrazio di cuore, giornalista e presidente CEO di Torino Nord-Ovest, è un centro di ricerca su lavoro, impresa e innovazione, è esperta di innovazione e comunicazione, sicuramente ci potrà aiutare. Dialogherà insieme a Maurizio Bergia, che è un membro della comunità Papa Giovanni XXIII e che nel cammino nella sua comunità è diventato anche responsabile di cooperative, insomma anche un'esperienza, ecco, di amministrazione locale, quindi ecco, potrà anche lui aiutarci nel dialogo e saranno aiutati da un percorso e una ricerca che noi abbiamo fatto qui sul territorio e devo ringraziare di cuore Luigina Ambrogio, giornalista della Fedeltà, membro della Pastorale Sociale del Lavoro come Maurizio, e Flavio Zanini, anche lui della comunità Papa Giovanni. Devo ringraziarli per il lavoro fatto, lo vedrete, hanno
preparato alcuni video, abbiamo fatto insieme una piccola ricerca e questi video ci aiuteranno nell'approfondire questa questione. Quindi passo la parola a Maurizio e a Annalisa, loro si sono messi d'accordo, vi ringrazio e penso che sarà un momento prezioso anche per il cammino che porteremo avanti. Grazie, nel pensare a questo momento sentivamo il dovere di far sentire il rumore della foresta che cresce, non tanto dell'albero che cade, tanto l'albero che cade lo sentiamo già sovente, e che fosse necessaria una grande alleanza fra tutte le forze di chi sogna che un mondo nuovo è possibile. Allora abbiamo detto, portiamo delle buone notizie che però siano contaminanti. I video che vedrete non sono dei partigiani che fanno delle cose, fanno di per sé delle cose straordinarie ma normali. Ecco, noi vorremmo imparare, come penso si voglia fare a Taranto, a leggere che lo straordinario è e deve diventare normale. Non è normale perché per 4 euro in più si tolgono i meccanismi di sicurezza e una funivia. Non è normale quella roba lì. Normale è cercare di guadagnare facendolo in sicurezza. Ieri sono stato in una grande azienda di questa zona, una multinazionale, sono rimasto impressionato dal livello di sicurezza. Questa azienda ha scelto di collaborare con le cooperative sfruttando l'articolo 14, quindi inserendo persone disabili. Una cosa che mi ha colpito è che siamo entrati in azienda, appena entri dentro vedi un grande cartello che dice l'ultimo incidente sul lavoro quando è stato, e andiamo mi pare al 2006, e quanti giorni sono trascorsi senza infortuni. Sono rimasto impressionato positivamente. Questo è normale. Non sono normali quegli incidenti che abbiamo sentito stamattina. Quindi le esperienze che ascolteremo stamattina non sono dei partigiani, dei figli dei fiori che fanno delle cose strane, fanno quello che si deve fare, indicano una strada che tanti stanno già seguendo. Quindi in questo modo qui abbiamo montato un convegno al contrario, perché di solito nei convegni normali ci sono i relatori che fanno le loro relazioni, poi si lascia un quarto d'ora, 20 minuti o per le domande o per la tavola rotonda a raccontare qualche esperienza. Noi abbiamo ribaltato il concetto che è quello che fa Taranto. Noi abbiamo detto, siamo partiti da questo lavoro di ricerca che hanno fatto Luigina e Flavio, che è stato bello, sono andati a pescare delle esperienze significative, vi faremo vedere questi 6 video che Annalisa ci ha indicato in ordine cronologico, e Annalisa ci aiuterà alla ripresa pensata, e lo farà dal suo punto di vista, dalla sua ottica, no? Molto legata al discorso dell'innovazione. Quindi il convegno è montato al contrario, tra virgolette, ma perché vorremmo che diventasse la normalità. Cioè nel fare, il nostro fondatore diceva, le cose belle prima si fanno e poi si pensano, bisogna pensarle, però bisogna sperimentarle. Ecco, in questo modo qui, quindi, scorrerà la mattinata, daremo la possibilità, in qualsiasi momento volete, alzate la mano, ci sarà comunque il modo per dialogare, perché veramente vorremmo che le esigenze di trasmissione fanno sì che noi siamo qui e voi siete lì, ma l'ottimo sarebbe fare convegni circolari ed essere tutti seduti intorno alle sedie. Non so se Flavio vuoi dire proprio un secondo, visto che Flavio è stato, perché Luigina poi spiegherà ogni video, se no dici dopo gli interventi, va bene? Quindi ogni video verrà introdotto da Luigina, che ci dirà cosa sono andati a pescare. Io dirò una frase e poi ascolteremo Annalisa che ci aiuterà nella ripresa pensata di queste esperienze. Qui conosciamo quasi tutti l'esperienza del pensolato. Cascina Pensolato è una realtà molto bella che dà lavoro a ex detenuti, detenuti in semilibertà, persone vulnerabili dal punto di vista economico e sociale e adesso anche a disabili. Ecco, questa esperienza che cosa ha a che fare con l'ambiente? Ha molto a che fare perché quando si parla di ecologia parliamo di ecologia integrale, cioè l'ecologia non è possibile. Un mondo che cura l'ambiente non è possibile se non cura tutto, se non sta bene da tutti i punti di vista, dal punto di vista della giustizia sociale, non può esserci un mondo a posto dal punto di vista ambientale se non è a posto dal punto di vista sociale.
E questo microcosmo di Cascina Pensolato si lavora proprio su questo. Ce lo dice bene questo video quando Dario Armando, che è un imprenditore agricolo, ci racconta come lì si lavori proprio anche su questo, oltre che sull'inserimento di appunto queste persone che dicevo prima, sulla cura della produzione pulita, sana e poi giusta, perché si punta appunto all'inserimento di queste persone nel modo giusto, corretto e remunerativo, in modo appunto corretto. I prodotti che ce lo diranno, che si producono in questa cooperativa, sono prodotti ecologicamente puliti. Questo progetto corona un sogno che avevamo nel cassetto, di venire incontro anche in un modo concreto, operativo, a chi è nel disagio sociale, a chi fatica a entrare nel mondo del lavoro, soprattutto poi a rimanerci. Ah, io sono uno dei primi a essere qua. Io gli ultimi 6 anni che ho fatto Ferrara qua, prima di venire qui, io l'ho fatti in 7 metri quadrati di cella, 3 detenuti, giusto? E televisore e muro, televisore 6 anni, ed è impazzire. E allora è nata questa idea di una cooperativa sociale. Abbiamo avuto un'opportunità da parte di Caritas Italiana che ci ha finanziato l'avvio. Io sono uscito dalla caccia di Ferrara, mi hanno trovato moribondo per strada, mi hanno ricoverato all'ospedale di Ceccarini a Riccione e lì c'era il primario della rianimazione. Io vedevo questo vecchiettino che camminava su giù intorno al mio letto, dicevo: ma cosa vuole? Abbiamo avuto una grandissima opportunità con la disponibilità da parte dell'Istituto Sostenimento del Clero di un pezzo di terra. Una volta che mi hanno stupato, che sono riuscito a parlare, si è avvicinato. Mi dice: guarda, io di te conosco tutta la tua storia, ma non di persona, tramite i giornali, ha detto lui. Ti conosco benissimo. Ha detto: vuoi veramente cambiare? Abbiamo soprattutto avuto una grandissima opportunità nella persona di Dario Armando, che ha una competenza straordinaria, perché lui fa questo mestiere proprio di sua professione. Questa in primis è comunque un'azienda agricola, poi ha una importantissima finalità sociale, però si regge proprio sul lavoro delle persone che vengono e che producono. È un'azienda che produce, vende e si sostiene con il ricavato dei prodotti della terra. Io sto vicino ai detenuti, perché so quello che hanno passato, so cosa vuol dire essere un detenuto e so che è molto difficile se vuoi cambiare, perciò se loro hanno una mano, una spalla dove appoggiarsi, riescono meglio. Cerchiamo di farlo in modo più genuino possibile, facciamo la lotta integrata, non siamo ancora partiti col biologico, però comunque lo facciamo in modo molto naturale, cioè cercando di rispettare il più possibile quelli che sono i ritmi della terra, quello che è proprio una coltivazione molto molto tradizionale. Nino, il nostro presidente, dà tante opportunità, cioè tu fai vedere veramente, poi non ti piace la campagna, ma lì non ti inserisce da qualche altra parte, però deve essere sicuro di te, perché lui dà una parola. Non ti piace la campagna, ma ti metterà a fare il muratore, a saldare, ti fa fare tanti corsi, capito? Il disagio sociale si esprime attraverso molti modi. Noi qui siamo partiti con l'idea di aiutare in primis i detenuti, che hanno tutti alle loro spalle dei drammi così familiari e sociali, e poi anche altre persone che magari non hanno niente a che fare con la giustizia, ma che faticano a trovare un posto nel mondo del lavoro e nel mondo della comunità. C'è anche quello che veramente può cambiare, che tu te ne accorgi, chiaramente non te ne accorgi subito. Se sbagli una volta, la seconda volta cerca di non sbagliare, lì vedi la persona che veramente vuol cambiare. Invece quello che gli dici: i nipoti, non so, i pomodori, tu veramente li taglia, capito? Perché lo deve fare.
Il nostro obiettivo è, attraverso il rispetto del creato, attraverso un discorso di ecologia stretta, di aiutare anche a fare chiarezza, pulizia in queste persone. Quindi i due percorsi camminano strettamente connessi. Io voglio fare questo lavoro, non mi piaceva, giuro che non mi piaceva. Io facevo i pavimentisti sempre in ginocchio, sto. Lavori la terra sempre in ginocchio, sto, perciò non è che mi è cambiato tanto, capito? Però mi piace perché è una cosa costruttiva. Pianti qualcosa, la vedi crescere, se hai fatto un bel lavoro ti fa dei frutti che merita, se hai fatto un brutto lavoro non ti fa i frutti, capito? I nostri prodotti sono fatti in un modo naturale, ma rispettosi del creato, fanno bene, sono ben coltivati e soprattutto chi si sostiene attraverso il consumo di questi prodotti sappia che sostiene un progetto e fa del bene. Sapete che c'è una frase che dice: quello che senti lo dimentichi. Stamattina scende statisticamente tra i momenti il 7% di quello che sentiamo. Quello che vedi lo ricordi, quello che fai lo impari. Probabilmente il volto, la storia di Marco, fra qualche anno ce la ricorderemo ancora. Per mettere su una cooperativa o un'impresa, diciamo, sono necessarie tre caratteristiche. Un sognatore, e qui c'è che è Nino, un tecnico, e qui c'è stato Dario, perché senza qualcuno che abbia la tecnica, la conoscenza non si può fare, e poi sono necessarie le risorse umane. Nella ditta dove sono stato ieri non c'è più il direttore del personale, c'è il responsabile delle risorse umane. Qui è stato fatto una cosa che è il contrario di quello che si farebbe nella normalità, cioè se prendiamo il curriculum di Marco, che io conosco bene perché è stata una pronta accoglienza ed è una delle storie più incredibili che conosco, Nino, quando ha scelto di affidare a Marco una responsabilità all'interno della cooperativa, ha fatto il contrario di quello che di solito si fa, perché sarebbe stato l'ultimo curriculum che si sarebbe scelto. Ma Marco ha visto in questa opportunità una storia di riscatto e quindi penso che era proprio una bella storia da raccontare. Lasciamo la parola ad Annalisa. Allora, che fosse una bella storia da raccontare è vero. E allora, mentre ringrazio il cuore di essere stata invitata quest'oggi, e mentre vi confido che da un anno questo è il primo posto in cui vado dopo un anno di clausura volontaria, devo fare i complimenti ai realizzatori di questi video, perché questi video sono in realtà delle ricerche sociali in forma video, fatte con una metodologia tipica di ricerca sociale che si chiama ricerca etnografica. Cosa fa questa ricerca etnografica? Fa il contrario, diciamo così, il complementare il contrario di quello che fa la ricerca statistica, quella basata su questionari, su analisi di dati. Si occupa quindi di casi singoli, tendenzialmente piccoli, circoscrivibili, e fa un approfondimento, fa un carotaggio dentro questi casi, cioè fa un approfondimento, trascorre del tempo con i protagonisti della storia che vuol raccontare e utilizza la storia per fare un'astrazione, cioè in qualche modo utilizza il caso esemplare per raccontare una dinamica. La ricerca etnografica è anche quella che fa il mio centro di ricerca di cui sono responsabile. Noi ci occupiamo del problema dell'innovazione organizzativa e dell'innovazione nel mercato del lavoro quando arriva la tecnologia. Cioè andiamo nelle imprese di ogni tipo, ma specialmente nelle fabbriche, che sono un posto interessantissimo dove andare per vedere questo rapporto fra trasformazione digitale e trasformazione del lavoro, e sostanzialmente facciamo proprio quello che è stato fatto con questi video, cioè trascorriamo un bel po' di tempo in questi posti, intervistiamo tutte le persone che ci servono, cioè non l'amministratore delegato e poi anche Marco, anzi tendenzialmente prima Marco e poi l'amministratore delegato, e poi cerchiamo di capire da questa storia singola che cosa questa ci insegna rispetto ai trend di trasformazione dell'intero apparato economico.
Queste sei storie che vediamo oggi, quindi, hanno inevitabilmente fatto sì che mi nascessero delle idee che per analogia, diciamo delle idee per analogia su storie che ho incontrato, che abbiamo incontrato noi nel nostro lavoro di qualche anno. Allora, quello che farò, la mia idea oggi è di farvi vedere accanto a ciascuna di queste storie un'altra storia, una storia gemella, una gemella diversa, che ha lo scopo soprattutto di mostrare come si possono raggiungere gli medesimi obiettivi che la storia raccontata nel video dimostra, ma partendo da una porta diversa, cioè partendo dalla porta esplicita, anche devo dirvi pesante e rimarcata, dell'innovazione tecnologica. Se dovessi fare un riassunto in tre parole, cosa dice la storia della cucina a pensolato? Dice l'agricoltura come una volta, con i ritmi della natura, non facciamo ancora il biologico, dicono, ma stiamo lì, stiamo, intanto facciamo tutta una serie di scelte di rispetto. Perché? Perché tutto questo produce un cibo che è buono e poi, come direbbe un vostro noto conterraneo, è anche un cibo giusto. Allora io vi faccio vedere un posto completamente diverso. Sapete cos'è questa? Una serra idroponica. È una serra idroponica un po' speciale, si trova in centro Italia, sull'Appennino, si trova in un posto della provincia di Rieti che si chiama Lago del Salto, che è un posticino straordinario, come se noi andassimo al nostro Nivolé, diciamo così, è un po' più basso, molto difficile da raggiungere, difficilissimo da raggiungere, e che ha una caratteristica peculiare perché è un posto montano. Dentro questo posto di montagna, quella signora che vedete lì, che si chiama Giorgia Pontetti e di mestiere fa l'ingegnere aerospaziale e ha un'azienda metalmeccanica a Roma, nell'Interland romano, dove fa pezzi metalmeccanici di precisione per l'industria aerospaziale, ha deciso di, diciamo così, utilizzare un vecchio podere, è una parola grossa perché in realtà era un piccolo terreno della famiglia d'origine, appunto sul Lago del Salto, comprare con gli anni e con molta fatica tutte queste striscioline di terreno che stavano intorno al possedimento familiare. Lo vedremo in particolare in un video cosa succede quando i terreni sono troppo piccoli e troppo dispersi. E ha deciso di costruire un progetto di innovazione fantastico. Questa signora con la sua serra idroponica, che è una serra idroponica speciale perché è microfiltrata, quindi è come quasi come una camera operatoria, è stata all'Expo di Milano nella sezione dedicata al cibo del futuro, perché in questa serra, grazie a un sistema di filtri e a un sistema di luci a LED, perché oltre alla serra a cielo, alla serra luminosa e aperta che vedete, ci sono delle serre gemelle che sono addirittura buie, dove quindi le verdure crescono con le luci a LED, lei è riuscita a costruire un microclima nel quale si produce, devo dirvi, sembra strano a dirsi, ma cibo altrettanto buono, è oggettivamente buono, lo posso assicurare, è forse ancora più sano di quello che noi ci immaginiamo nell'agricoltura che conosciamo en plein air, esattamente facendo l'opposto di quello che succede alla cascina a pensolato, cioè mettendo tutto il sistema al servizio di una tecnologia di grande impatto. Mi ho riportato una cosa che lei mi ha detto e che mi ha colpito in maniera speciale, cioè ha detto: la mia azienda è in un luogo bellissimo e sperduto. Io partii da Torino quella mattina, presi il treno, arrivai a Roma alle 10 e a mezzogiorno e mezza ero finalmente arrivata in auto in questo posto, quindi non è precisamente un luogo particolarmente semplice da raggiungere. Lei dice: è una difficoltà terribile, nonostante la disoccupazione atroce del nostro territorio, ho una grandissima difficoltà a trovare manodopera disposta a far cosa? Ma neanche a fare quello che fa Marco, a fare la gestione tecnologica di serre, che sono un esperimento
loro fanno anche la produzione, ma sono più che altro un esperimento, la gestione tecnologica di serre che richiedono in sostanza la sostituzione di filtri e l'aggiunta della bomba, diciamo così, della bomba di acqua, di sali minerali che si spruzza nelle serre idroponiche e consente di far crescere la verdura, le piantine. Non è un lavoro, come ci diceva lei, come quello di mio nonno, un lavoro da contadino. È un lavoro non diverso da quello che si fa in un'azienda manifatturiera. Ed è un lavoro certamente sofisticato. Pensate che per gestire queste serre che lei gestisce nel fine settimana da lì e durante la settimana da Roma, quindi dal suo ufficio nella sua impresa metalmeccanica, ha dovuto mettersi un'antenna, ha dovuto personalmente mettersi un'antenna perché non era possibile in quel posto avere il wifi. Quindi ha dovuto affrontare dei costi di infrastrutturazione del territorio tali per cui non sarebbe stato possibile, non c'era l'acqua per esempio nel posto, nei suoi orti originari, quindi ha dovuto costruire un modello particolare e integrato per la depurazione dell'acqua con una vasca dedicata. Allora, lei dice, in questa agricoltura aiutata, che non è sostitutiva dell'agricoltura che conosciamo, né quella pessima né quella della cascina pensolato, che invece non è pessima, in questa agricoltura dedicata in realtà è facilissimo lavorare, eppure non si riesce a trovare nessuno disposto a fare questo mestiere. Potrete forse immaginare che questa è la cosa più lontana possibile dall'idea dell'innovazione sostenibile sul piano ambientale, ma guardate che non è affatto vero, perché queste serre, specialmente quelle buie, si costruiscono dentro dei container, si caricano su dei camion, come loro stanno cominciando a fare, e si portano in luoghi in cui non è possibile coltivare, perché non c'è terra, oppure perché il terreno è contaminato. Eppure anche in questi luoghi, grazie a questo sistema di filtraggio, a queste ricerche, al fatto che la, diciamo così, la coltura rimane isolata in qualche maniera dall'ambiente circostante, è possibile mangiare in maniera incredibile a dirsi, sana e presumibilmente anche giusta. Mi piaceva portarvi questo esempio perché vi fa vedere che non c'è un unico modo di arrivare alla soluzione che ci prefiggiamo, e l'avrei detto io se non l'avesse detto meglio di me Don Marco, il furbacchione di Don Marco, che come avrete notato, mentre parlava d'altro, ha citato la fisica quantistica. Perché la fisica quantistica? Perché in realtà, guardate, che non esiste la possibilità di fare la sostenibilità ambientale se non è disponibile tutta la tecnologia che abbiamo. Il presupposto che non si possa per curare l'ambiente si debba partire comunque dalla montagna, per evitare i disastri ambientali si debba partire dalla montagna, si debba partire proprio da quello che diceva Annalisa, cioè dal mettere insieme i terreni che, non essendoci più le persone, sono frammentati. Macra è una delle comunità, delle popolazioni che è partita per prima, quando ancora non c'era la legge che in Piemonte ha voluto il buon Valmaggia, l'assessore Valmaggia, è partita quando appunto non c'era la legge, con assemblee proprio partita dal basso, e ha costituito l'associazione fondiaria di cui parliamo. Tutto su di lì, fino alla cappella, ancora più in là, fino a Camogliere. Camogliere, io là davanti alla locanda ho ancora delle viti vecchie. Adesso le hanno nominate vigne eroiche. Vigne. Una volta invece era eroico quello che beveva il vino di quelle vigne. Perché... Bravo, ma veniva pure svin. E poi acerbo. Un po' acerbo. Abbiamo abbandonato questi terreni. Adesso ci fa piacere sentir parlare dei giovani che vogliono allevare le capre, vogliono vivere in montagna, vogliono fare dell'agricoltura diversa, la biologica. I piazzamenti una volta erano piccolissimi. Qui facciamo finta che sul piano lì sopra è di due proprietari.
uno saliva di là e l'altro aveva questa scaletta, l'altro saliva e scendeva di lì, no? Con il materiale, con le tame, scendeva quello che raccoglieva, l'uva. Qua sono stati piantati diversi tipi di vitigni per valutare quali potrebbero essere riutilizzati qui in valle. Questa vigna nasce per volontà non solo dell'associazione fondiaria, ma del comune, dell'ecomuseo dell'Alta Valle, con un contributo della CRC. Sono già venute anche le scuole della valle l'hanno piantata in parte, hanno piantato questa fila. Quello che abbiamo fatto l'associazione è la cosa più bella che ci sia. Io l'ho lasciato tutto il terreno, qua ce ne ho là. Un grave problema della montagna è la frammentazione, perché se tu vuoi affittare un alpeggio o comunque anche qui in basso, i terreni sono molto frammentati. Quando ho saputo dell'associazione fondiaria ho subito dato tutti i terreni che avevo all'associazione. E abbiamo fatto il primo contratto d'affitto. L'obiettivo era di tenere la gente sul territorio, per cui l'abbiamo fatto un ragazzo che voleva insediarsi a Celle, perché a Macra non c'era nessuna azienda agricola all'epoca, a parte noi con le api e un altro ragazzo con le api. Tutti questi terreni sparpagliati, spezzettati, io non so neanche dove sono, a dire il vero. E invece con l'associazione c'è comunque una speranza di sistemare i terreni, di renderli sempre più appetibili. Il margaro lì lo pascono e poi fanno un po' di pulizia. Boh. Sono 4 ettari che sono in parte rimboschiti, dove possibile si toglierà tutto, ritornerà prato. Qui abbiamo ancora delle piante da frutto, perché qui una volta era tutto coltivato, non c'era un albero se non alberi da frutta. Dove non è possibile si farà una gestione del bosco, per cui si sfoltisce il bosco in maniera che possa essere anche un po' pascolato sotto. Le capre da mio padre, i miei nonni ne ha sempre odiate, perché le capre sono malgardate, cioè sono troppo ribelli. È vero, vero, le capre sono più cattive. Ah, sono, mangiano tutti i germogli, anche quelli dell'orto. Poi spaccavano i recinti degli orti per andare a mangiare l'insalata, salivano sui tetti delle baite, muovevano le lose in modo che l'acqua bagnava il fieno. Ma tengo le capre così il per una questione, per il latte, ecco. Il latte rende di più. Bisogna riuscire a gestire le attività agricole col turismo, non ce n'è. Quindi la parte d'alpeggio è tutta l'estate, una zona come Camoglieres ha più senso che ci siano gli animali in primavera e in autunno. La gente arriva qua perché fanno il sentiero dei ciclamini e vedono che c'è il formaggio di capra, vengono e comprano direttamente. Okay. Qua c'è il caseificio, che è un po' scuro, ma quelli sono quelli di ieri, l'altro ieri, che sono ancora di qua ad asciugare. Le Tumet Camuliera erano nominatissime. Perché erano buone, buone veramente. Anche qua sembra entrare in grotto, ma per il formaggio è l'ideale. Secondo me lo scopo delle associazioni fondiarie, è, oltre a mantenere il territorio, è quello di dare degli input, come la vigna, come per incentivare le persone a provarci. Tra le tante sollecitazioni che ci lascia questo video c'è un po' il tema del favorire e organizzare il dono. Avete sentito quel signore che dice che ha lasciato volentieri i terreni. Una frase di Osho dice: in amore non essere un mendicante, sia un imperatore. Dà e resta semplicemente a vedere cosa accade. Ecco, in questa casa in fase i problemi non mancano, ma mai secondo me come in questo periodo ci sono esperienze interessantissime. Nel Vallone dell'Arma è nata un'associazione, una cooperativa, si chiama l'Arma dei Margari. Il comune dà in gestione 12 malghe, stanno creando una cooperativa per fare in modo che si mettano insieme i margari e diventino anche una possibilità di ricettività turistica. Quindi ci sembrava proprio bello il fatto di dire che il dono va favorito, però va anche organizzato. Perché questo problema della frammentazione del terreno, che è un problema nell'agricoltura italiana molto diffuso, ma in alcune regioni più e in alcuni territori più diffuso che in altri, tipicamente quelli di montagna, ma non solo, come vedremo fra un momento, è in realtà il peggior nemico
di una gestione così, diciamo così, dell'agricoltura tesa verso lo sviluppo. Avrete capito, ve l'ho detto alla fine dell'intervento precedente, che la sostenibilità costa, cioè decidere per una via, per un'agricoltura, ma anche per una produzione manifatturiera legata alla tesa alla sostenibilità, significa fare una scelta che costa di più, non che costa di meno. Quindi occorre immaginarsi delle imprese produttrici, qualunque sia il loro, qualunque sia il settore in cui operano, che siano capaci finanziariamente, economicamente, non solo culturalmente, di imboccare una strada diversa. Le vigne eroiche, per esempio, che sono diffuse in tutti, come certamente sapete, sono diffuse in tutta Italia, ce n'è per esempio alcune molto note nella zona grecanica, la parte opposta dell'Italia, nella zona grecanica, quindi nella zona del Regino, ci sono due o tre vigne eroiche famosissime che hanno questa stessa caratteristica che abbiamo visto oggi. Il fatto che ci siano le vigne eroiche non significa però che è determinante, perché serve a immaginarsi un'economia tagliata sulle caratteristiche di certi territori. Non significa mica che il modello di riferimento, l'unico modello di riferimento per una produzione sostenibile, debba essere questo. Però guardate che questa cultura del piccolo, come se il piccolo fosse la via maestra per diventare ecologicamente sostenibili, è una cultura estremamente radicata. Un posto in cui è molto molto radicata è la zona non tanto lontana da qui, dove si produce il Barolo, dove si producono i vini di grande pregio, dove, come certamente sapete, la dimensione media degli appezzamenti è minuscola. Certo, valgono moltissimo, quindi valgono milioni, quindi un appezzamento molto piccolo può rendere a una famiglia di produttori molto, però è una prospettiva non particolarmente intelligente, perché quello è un settore che sembra estremamente solido, ma non lo è per niente, perché basta che cambino i gusti di consumo, basta che le nuove generazioni con i loro gusti sostituiscano le nostre. E questo significa immediatamente che i grandi rossi, quelli corposi, quelli per cui vale la pena spendere per avere in tavola una buona bottiglia, non siano più esattamente la cosa preferita dal pubblico dei potenziali acquirenti. Quello che vedete lì, io poi vi lascerò i riferimenti, è una delle nostre ricerche. Anche noi l'abbiamo fatta in formato video e l'abbiamo fatta alla Scuola Enologica di Alba, intervistando un po' di ragazzi di un'ultima classe per farci dire qual era il rapporto secondo loro fra la tradizione e l'innovazione. È particolarmente interessante, secondo me, quello che un 17enne, un 18enne ti dice con quel retaggio familiare e culturale messo in relazione con il cambiamento che avanza. Però bisogna sapere che anche in questo caso, come nel caso della serra idroponica di prima, un settore che è tradizionale per definizione, che ha vissuto di decenni, forse centinaia di anni, attraverso meccanismi collaudati legati proprio a una gestione estremamente tradizionale dei modelli, guardate, trova in realtà nell'innovazione tecnologica, specialmente in quella che viene chiamata l'agricoltura 4.0, delle potenzialità straordinarie, perché in realtà, come dicevo all'inizio, la tecnologia è veramente, se gestita bene, al servizio della sostenibilità ecologica e anche della capacità dei sistemi economici di reggere i costi di questa transizione. L'osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano è il posto in Italia dove si studia l'applicazione delle tecnologie dell'industria 4.0 ai campi, e cominciano ad essere parecchio numerose le imprese in Italia, sono certo che molti di voi lo sanno, che impiegano queste tecnologie per fare dei cambiamenti strutturali nei loro processi e nei loro mercati. Ma del resto, vi farà piacere sapere che la Scuola Enologica di Alba, prima in Italia ad essere fondata nel 1881, nasce per questo motivo, ha un manifesto di fondazione che è ancora riportato sul loro sito
E dice questo: nasce la scuola enologica per emancipare i vignaioli da quel secolare empirismo che è nemico di ogni progresso. Mi sembrava un modo interessante di consegnarvi una suggestione alla fine di questo intervento. C'è anche un modo che dipende dall'amministrazione pubblica di fare ambiente, che è quello per esempio dei parchi, che sono occasione di, insomma, di offrire spazi per la collettività. E questo, tra l'altro, è una cosa che a Fossano fa molto discutere: il parco Gesso Stura, che il comune di Fossano non vuole più mettere, insomma, in cui il comune di Fossano non vuole entrare. Noi abbiamo intervistato infatti l'assessore del comune di Cuneo, che ha promosso invece il parco Gesso Stura e ci spiega le ragioni di questo parco. E abbiamo alternato le dichiarazioni di questo assessore con un'altra intervista che ha a che fare sempre con l'educazione all'ambiente, che però è un'altra cosa, è l'attività di un comizio agrario che è un ente molto antico, penso sia l'unico in Italia che ha ancora un'attività. Il comizio agrario una volta erano le cattedre ambulanti, ha avuto sempre un ruolo molto educativo. Qui a Mondovì continua a svolgere un ruolo molto interessante, lo vedrete, fa attività, come si dice, sperimentale. Alla fine degli anni 90 c'è stato un movimento popolare di cunesi che chiedevano di valorizzare l'area fluviale del Gesso e dello Stura, e da qui si è cominciato come amministrazione comunale a lavorare per la formazione di questo parco, che nell'ultimo decennio si è strutturato e ha cominciato ad avere maggior fruizione e essere più conosciuto anche al di fuori della città di Cuneo. Noi qui siamo nel parco del castello di Rocca de Baldi, un parco che è nato appunto con il castello e che noi utilizziamo per questa parte dove appunto abbiamo messo a dimora la nostra piattaforma sperimentale agraria. La realizzazione di questa struttura è assolutamente sostenibile. I pannelli fotovoltaici per l'energia, piuttosto che il geotermico, quindi l'abbiamo strutturata a impatto pressoché zero. E poi tutto quello che stiamo facendo, portando avanti i progetti europei sui cambiamenti climatici e quindi sulla sostenibilità della nostra vita, vuole essere di volano per poter ingenerare buone pratiche. Chi mi ha preceduto era partito proprio con la raccolta delle vecchie varietà di frutta, ma in modo particolare di mele, tanto che adesso ne abbiamo più di 100 varietà di mele locali. E, però il progetto della piattaforma sperimentale agraria va oltre perché studia, intanto siamo partiti dal suolo. Quali sono le buone pratiche che migliorano la fertilità del suolo, che migliorano la sua biodiversità? Le scuole sono così numerose che vogliono accedere ai corsi che periodicamente realizziamo e quindi è previsto un ampliamento dell'area. Questa è un'aula didattica all'aperto. Non ci saranno mai folle che vengono qui, ma le persone che vengono si in qualche modo incominciano un percorso interiore che poi può portarle, no, a fare determinate scelte. E possono farle come agricoltori, e allora abbiamo delle aziende che fanno delle scelte ben precise e in qualche modo ci aiutano a sperimentare, o perlomeno ci aiutano a conservare della biodiversità agraria, perché qui non possiamo tenere tutto, no? Ci sono altri che non sono agricoltori che incominciano a fare la spesa facendo politica col portafoglio, no? Ecco, quindi incominciano ad andare dal contadino che produce bene. Lì abbiamo un orto didattico, una serra didattica, anche questa appena terminata, e un percorso che si chiama Forma, che permetterà a tutte le persone di potersi riavvicinare un po' alla natura. Il nostro approccio non è fondamentalista. Noi vogliamo proprio interfacciarci con le aziende in modo da far vedere come con delle buone pratiche si può avere un buon prodotto e contemporaneamente fare un discorso, portare avanti il discorso culturale ed etico, proprio perché, no, pensiamo che poco per volta anche
forme di agricoltura convenzionale, invasiva, che sono ancora presenti nel nostro territorio, possano trovare poco per volta delle mitizzazioni nel loro intervento sul terreno. Il parco ogni anno realizza delle mostre, adesso l'ultima che è in gestazione è quella legata ai cambiamenti climatici, e queste mostre vengono spostate, sono itineranti nei vari comuni del parco che ne fanno richiesta. Quando è apparsa Laudato Si di Papa Francesco, ha fatto scalpore, perché sembrava una parola nuova, e lo era di fatti da parte della Chiesa, che su alcuni argomenti a livello di individuale sì, ma a livello proprio di magistero non era mai intervenuta in modo così eclatante. E quello ha dimostrato un po' una cartina di tornasole di come i tempi sono maturi perché ci sia veramente una coscientizzazione delle persone, di tutte le persone, intorno ai problemi ambientali. La ricchezza delle esperienze che vengono presentate questa mattina, come dicevamo prima, ha proprio l'obiettivo della contaminazione, cioè che ci venga voglia di andarle a vedere e di portare delle persone. Stamattina arriveranno un sacco di proposte, magari posso fare una gita con la mia famiglia, io sto pensando di portare i miei colleghi d'azienda a vedere qualcosa, o magari con la mia associazione. L'obiettivo è proprio di sfruttare le ricchezze del territorio. Confucio diceva che il momento migliore per piantare un albero 20 anni fa, il secondo momento migliore adesso. È talmente vero che le piattaforme di sperimentazione, le piattaforme sperimentali agrarie come quella che abbiamo visto ora messa in piedi al Consorzio Agrario di Mondovì, hanno tempi lunghi. Perché la cultura delle buone pratiche e la politica da cui auspicabilmente consegue il cambiamento dei comportamenti, quello che viene stato efficacemente sintetizzato con lo slogan la politica del portafoglio, è un processo estremamente lungo. Cioè, quando si immagina che, io conosco meglio gli attori economici, quando si immagina che un attore economico decide di cambiare il modello di mercato, cioè, guardate, lo dico brutalmente, cambiare il modo con cui fai soldi, che non sono affatto un problema se uno ha un'impresa, sono esattamente quello che deve fare un'impresa. E poi il modo con cui le distribuisce, che se volete può essere oggetto di tutte le discussioni immaginabili, ma decidere di cambiare il modo con cui si fanno i soldi, mettere in atto i processi necessari e poi arrivare fino al punto di capire quali sono il tipo di persone che ti servono, cioè il tipo di asset, che siano essi tecnologici o che siano umani, quindi che sia lavoro vivo sia lavoro morto, diciamo così, che ti aiuta a realizzare i processi nuovi, sono elementi di grande lentezza. L'expertise del mio centro di ricerca è quella che viene chiamata comunemente Industria 4.0, che, come forse qualcuno ricorderà, è comparsa nel dibattito pubblico molto recentemente, cioè è comparsa più o meno alla fine del 2016, come se fosse un fatto nuovo. Ma in realtà quello che noi chiamiamo Industria 4.0 o Agricoltura 4.0 o, attenzione, o Musei 4.0 o Pubblica Amministrazione 4.0 o Chiesa addirittura, credo, 4.0, è semplicemente il modo di chiamare e il fatto che abbiamo trovato un nome per indicare un cambiamento che è un'onda lunga di cambiamento. Questi cambiamenti nei settori produttivi datano almeno 15 anni fa, cioè 15 anni fa abbiamo cominciato a vedere una nuova famiglia tecnologica infinitamente più arretrata della famiglia tecnologica dal punto di vista della sua plasticità e delle sue potenzialità rispetto alle tecnologie di cui disponiamo oggi, però che hanno cominciato a seminare dei pezzi di cambiamento di processi e di cambiamenti culturali. Siccome creare la nuova economia è un processo lungo, bisogna diffidare
solo di una cosa, cioè dei comportamenti che prendono piede troppo rapidamente. Se volete, se dobbiamo indicare un rischio, quello che io ho chiamato il rischio del recovery plan, se vogliamo indicare un rischio nello scenario che abbiamo di fronte, che è uno scenario fortunato, perché è uno scenario, come sappiamo, di grandi investimenti, è di far nascere delle mode, cioè di far nascere, di costruire delle scelte che in realtà sono scelte di opportunità, cioè sono scelte legate al fatto di cogliere un'opportunità contestuale. Non critico il fatto che sia importante saper cogliere le opportunità, è estremamente importante. Bisogna solo che le cose vengano chiamate con il loro nome. E vi faccio vedere uno shift. Questo è esattamente un esempio di cosa significa affermare nel tempo un comportamento d'acquisto diverso. Questa è una fotografia che ho fatto io della fabbrica di Noberasco, che non è lontanissima da qui, a Carcere, in Liguria, in Imperia, nella provincia di Imperia. A Noberasco io immagino che voi abbiate mangiato ogni tanto qualcosa, le bustine, soprattutto le bustine, quelle degli snack da 30 grammi, le barrette, eccetera. Dovete sapere che Noberasco è... Quando io ho intervistato Mattia Noberasco, che aveva ereditato l'azienda a 35 anni, 2-3 anni fa, quindi ce n'ha neanche 40, adesso aveva ereditato l'azienda dopo una serie di tragedie, perché era morto il padre, si era ammalato lo zio, la madre c'aveva l'Alzheimer, insomma era rimasto solo lui a gestire questa azienda di famiglia e a gestirla con la mente di un ragazzo di 35 anni. E avendo deciso con un coraggio da leone di capovolgere, di girarla come un calzino. Quando io lo intervistai, Noberasco si era già molto affermata, era passata dal predisporre quei pacchi di noci, le noci e le prugne che si compravano e le bagige che si compravano al supermercato, che erano le cose pensate per la dispensa delle casalinghe, alle monoporzioni. In quel momento, mi sembra fosse il 2018 quando l'ho intervistato, Noberasco era la seconda marca più venduta nella rete degli autogrill italiani. Ci aveva fatto un salto di posizionamento impressionante, ma come mi raccontava lui, che è un ragazzo molto simpatico, quando aveva cominciato 7-8 anni prima a proporsi alla grande distribuzione, alle NGO, quindi alla grande distribuzione organizzata, dei grandi supermercati, le catene, per mettere a disposizione in una posizione non defilata le sue monoporzioni bio, si sentì rispondere per molti anni: ma Noberasco, ma questo bio è una cosa da femminucce, una cosa leggera, passerà. Naturalmente non è passato per nulla, però questa cosa ci dice due cose questa storia, secondo me. La prima è che i comportamenti, specialmente i comportamenti d'acquisto, che sono la cosa che fa veramente cambiare i comportamenti d'azione degli attori economici, sono molto lunghi a determinarsi e richiedono un certo numero di condizioni. La seconda cosa che vi faccio notare è che questa è un'azienda molto meccanizzata, ma in questa azienda molto meccanizzata, che è stata costruita da zero su un prato verde, perché nell'azienda di famiglia non ci stavano più e non poteva essere ristrutturata, in questa azienda meccanizzata dove il fattore umano è piuttosto rarefatto, perché qui in queste linee se ne vedono 2-3 di persone, eppure, per parlare di lavoro, il lavoro è cresciuto del 50% in 5 anni. Non è lì evidentemente che è cresciuto da qualche altra parte, ma uno dei posti in cui è cresciuto è questo, il magazzino di Noberasco. Questo è il magazzino di un'azienda che fa cose bio, che fa barrette bio, e che però agisce con una tecnologia tale. Dovete sapere che questo magazzino è quasi un unicum in Italia per le aziende di questa dimensione, perché Noberasco è relativamente piccola, perché è un magazzino completamente automatico che si autoriconfigura. Cioè, nel corso della giornata i pallet vengono spostati automaticamente dal sistema in modo da avvicinarli al piazzale, dove più o meno ogni mezz'ora arrivano i camion della grande distribuzione per raccogliere
per raccogliere gli imballi e le scatole che devono essere consegnati in tutta Italia. In un magazzino del genere, in un'azienda del genere, quel più 50% comincia a dirci che tipo di persone sono, anche i magazzinieri, che tipo di persone sono e che tipo di persone stanno diventando. Abbiamo deciso di fare questo lavoro, io ho subito proposto di occuparci di agricoltura, io me ne occupo molto per il mio lavoro di giornalista e ho sempre notato che comunque in questa zona, per quanto l'agricoltura sia un problema enorme per l'ambiente, ha anche comunque molte esperienze virtuose. Ci tenevo tantissimo a metterle in evidenza perché è a partire dalle esperienze virtuose replicabili, non quelle, come diceva Maurizio, particolarmente partigiane, poco replicabili, ecco, a partire da quelle replicabili che dobbiamo agire per andare avanti. Qui presentiamo due di queste esperienze, ma ce ne sono molte altre, e una in particolare sta lavorando sul simbiotico, Mauro ne parla, e l'altra è di un'azienda casearia, un gruppo importante, che lavora con 250 fornitori di questa zona e lavora anche con l'azienda industriale che non viene citata forse, Ferrero, molto molto esigente con i produttori di latte, che però sta creando cultura in agricoltura. Gli allevatori sono in qualche modo costretti, ma lo spiegherà l'industriale, costretti col portafoglio in questo caso, perché vengono remunerati proprio sul benessere animale e sul rispetto dell'ambiente. Noi siamo partiti come scopo principale di differenziarci con la carne dal gusto, però abbiamo capito che la base principale era come noi lavoravamo in campagna. Siamo responsabili per il futuro del pianeta, quindi come imprese, imprenditori di questa filiera dobbiamo lavorare affinché di creare un'economia sostenibile. È importante quello che vediamo sopra, ma è ancora più importante quello che esiste sotto il terreno, quindi microrganismi che hanno una funzione di assoluta vitalità per la fertilità dei suoli. La micorizzazione permette, grazie al suo processo naturale, la maggiore assimilazione della componente organica naturale con la pianta. E bisogna avere il coraggio di eliminare la lotta del prezzo, bisogna avere il coraggio di dire io non voglio competere sul prezzo, ma devo competere sui valori. Una cosa di cui vado fiero essendo presidente è il prezzo fisso, cioè noi questa cosa qua siamo partiti ormai dal 1996 che abbiamo un prezzo fisso concordato da inizio anno con gli allevatori. Dobbiamo partire da un prezzo del prodotto latte conosciuto, trasparente, che possa remunerare l'allevatore in modo che lui possa investire in sostenibilità. Se invece tu cerchi solo di pagarlo il meno possibile, lui non ha le risorse per investire in sostenibilità. Che non è facile stare dentro il nostro consorzio, perché quando tu imponi la micorizzazione vuol dire che sono già dei costi in più che tu hai. Abbiamo deciso di non fare questa discriminante delle fasce di quantità, perché la fascia di quantità prevede che io pago un po' di più il latte al più grande e un po' di meno al più piccolo. Per mantenere queste stalle in montagna, diversi malgari per esempio ci danno il latte nel periodo invernale, nel periodo estivo naturalmente sono sulla malga e si fanno il formaggio, lo vendono ai turisti lì, nel periodo invernale ci hanno il latte. La regola principale che noi ci eravamo messi come consorzio era quella di accettare aziende linea vacca vitello, cioè che avessero le fattrici e di conseguenza allevassero i vitelli che queste fattrici partorivano. Il miglioramento della filiera che oggi per esempio ha portato ad avere il 78% delle stalle che usano energie rinnovabili. Adesso abbiamo aderito a un PSR sulla lotta integrata, quindi noi dovevamo seguire delle linee rigide sulla concimazione, sul diserbo del mais, rotazioni culturali. Abbiamo messo una grossa premialità di filiera, 5 centesimi, uno se pensa che il prezzo del latte è 40 centesimi, quindi superiore al 10%. Noi che abbiamo la piemontese in generale, quindi siamo più abituati a fare la rotazione culturale, abbiamo meno dispersione di CO2 nell'aria. Di conseguenza già solo questo passaggio naturale permette un minore impatto ambientale. In questo momento ci sono 104 punti dove abbiamo detto si tiene conto del benessere animale, della sostenibilità ambientale, dei diritti umani, della salubrità della stalla.
e in base a come rispettano questi 104 punti, questo 12-13% di premialità verrà remunerato. Che la comunicazione non deve essere solo marketing, ma deve anche essere qualcosa che racconti quello che di concreto viene fatto. Purtroppo noi come individui siamo portati a vedere solo la superficie, a non conoscere quello che c'è dietro al lavoro. Abbiamo due auditor che vanno e ogni anno guardano i progressi fatti. E tante volte ti trovi con delle aziende, secondo me con delle potenzialità enormi, che non se la sentono. Gli uomini sì, credono molto nell'altro, sono molto altruisti, però se sono un po' incentivati funziona meglio. Ripenso a una figura che ha voluto dire: noi abbiamo fatto un video come cooperativa, stiamo facendo una ricerca sulla storia del bio e ci sono veramente i pionieri. Molti di voi conoscono Armando Mariani di Villa Falletto. Ecco, e grazie a queste persone, lei ha ragione sui tempi lunghi, che 30-40 anni fa hanno creduto, 30-40 anni fa il nostro fondatore Livio, che ha cominciato a fare il primo yogurt bio nell'86, era ritenuto dai più o un sognatore o un pirla. Oggi il bio fa figo e qualcuno lo fa magari neanche tanto seriamente, quindi è veramente molto interessante cogliere alcuni che ascoltiamo stamattina, sono dei pionieri, fra 20-30 anni diremo guarda quelli l'hanno indicato una strada, molto interessante, credo ed è venuto bene fuori in questo video che il mondo da qui in poi non si dividerà più in profit e non profit, perché le cooperative sociali, io anche lo guardo fatturato, dobbiamo pagare gli stipendi, quindi il mondo non si divide più in profit e non profit, si divide fra depredatori di valore e creatori di valore. Abbiamo sentito bene questa esperienza, quindi chiediamo a Annalisa una sua reazione. Una reazione su quest'ultimo aspetto, cioè su come si divide il mondo dei produttori, se fra profit, non profit o altro, la faccio poi specificamente al prossimo giro. Invece vi dico due o tre cose che mi sono saltate alla mente ragionando su questo video, che quando l'ho fatto vedere alla mia figlioccia Nina, che ha 10 anni, si è convinta e ha cercato di convincere sua madre che poteva avere un vitello, uno di quelli bellissimi, e tenerlo sul balcone. Lei abita in centro storico a Torino, e tenerlo sul balcone in una casa d'epoca, quindi tra l'altro il vitello sarebbe stato perfettamente a suo agio per avere il latte tutte le mattine, ed è stata particolarmente dura convincerla che non si poteva. A quel punto ha switchato sulla possibilità di avere una gallina, la gallina le avrebbe consentito quantomeno di avere l'uovo, ma sua madre ha promesso che avrebbe preso un gatto. L'unione che fa la dimensione industriale, qua non so se qua in realtà, passando da una storia all'altra, e questa è la ragione per cui l'ho messa in quest'ordine, vediamo che cominciano a vedersi dei fili, e che se volete sono fili ulteriori che vedo io perché di mestiere faccio questo mestiere, che ci raccontano che in realtà per fare questo tipo di trasformazione dei modelli di business, dei modelli d'affari, ci sono alcune cose che devono accadere. La cosa più importante che deve accadere, secondo me, è questa, cioè il disciplinare. La Granda fu uno dei nostri intervistati tantissimi anni fa, e la presenza del disciplinare, vale per la Granda come vale per Inalpi, dimostra che l'organizzazione è il fattore irrinunciabile per ottenere la naturalità. Cioè, se tu non fai l'organizzazione, tu in realtà questi modelli non li raggiungi. Non a caso, infatti, Invernizzi dice sono tutti molto, l'uomo è altruista, ma comunque se lo incentiviamo diventa ancora più altruista. Infatti, perché l'organizzazione è il fattore irrinunciabile? Perché io vi faccio vedere un'altra cosa che succede in un posto lontanissimo, questo succede a Nocera Superiore, ed è una fabbrica di conservieri che si chiama Fratelli da Punzi, è una famiglia che ha cominciato facendo prima il commercio e poi a un certo punto negli anni 60 ha impiantato questa fabbrica di conserve. I Fratelli da Punzi fanno
fanno due cose, cioè fanno il San Marzano nel il pelato, pomodori pelati, il San Marzano nel barattolo e poi fanno i succhi, cioè le conserve. Per chi li fanno questi succhi? Voi avete mai visto questo marchio Fratelli da Cunzi in giro da qualche parte? Si vende pochissimo in Italia, perché il 90% della loro produzione si vende in Giappone. I Fratelli da Cunzi, Pasquale da Cunzi in particolare, circa 15 anni fa ha l'idea di farsi una vacanza in Giappone, perché gli avevano detto, è un campaio salernitano molto divertente, perché gli avevano detto che forse lì c'era un mercato. Insomma, com'è, come non è, trova sto mercato? Ma per ottenere la possibilità di vendere in Giappone a un grande, diciamo così, hub di raccolta che in realtà è un intermediario presso la grande produzione, la grande distribuzione giapponese, apro una parentesi nella parentesi, lui pensa da salernitano che siccome loro hanno gli spaghetti di soia, con tutti questi spaghetti potrebbe esserci bisogno del sugo, quindi decide. Sul serio decide di mettersi in viaggio e andare a Tokyo per vedere se questa possibilità si concretizza. La possibilità si concretizza nel senso che riesce ad ottenere che questo distributore gli acquisti una prima quantità infinitesimale, un container è una quantità infinitesimale, del loro succo e del loro San Marzano. Ma per ottenere questa possibilità lui deve introdurre il disciplinare. Il disciplinare è quello toyotista. A Nocera Inferiore c'è un'azienda di produttori di pomodori pelati toyotista con gli auditor, anche loro hanno gli auditor come quelli di Invernizzi, che però vengono da Tokyo 4 volte l'anno e controllano che l'intera produzione risponda ai principi del toyotismo. Adesso vi racconto due fatti, non solo la produzione, non solo la trasformazione, ma anche la produzione, nel senso che anche loro naturalmente hanno un certo numero di agricoltori, di produttori disciplinati, perché il terreno, perché la coltivazione, perché l'uso degli agenti chimici, o meglio il non uso degli agenti chimici, perché la presenza di metalli nel terreno e tutta una serie di altre cose devono essere dentro questo disciplinare, che è un severissimo disciplinare giapponese, che però è un disciplinare di lavoro. Dovete sapere che una delle cose che fa più impressione in questa azienda è la seguente: questa, come tutte le aziende conserviere, è un'azienda stagionale, nel senso che in bassa stagione c'è un piccolissimo nucleo di dipendenti che lavora, in alta stagione i dipendenti diventano 200-300 che lavorano su 3 turni, perché naturalmente bisogna fare la produzione in un periodo dell'anno molto delimitato. Dipendenti che sono dipendenti affezionati, quelli che loro chiamano campagne, che sono gli anni, ci sono persone che hanno fatto 20-25 campagne, quindi sono lavoratori stagionali, ma sono lavoratori stagionali che ricorrono di stagione in stagione e vengono naturalmente dal territorio. Perché vengono dal territorio? Perché il lavoro che loro fanno non è affatto banale, e lo vediamo da questa fotografia. Lì ci sono, nelle loro linee di produzione, avrete sicuramente, vi sarà capitato di vedere le linee di produzione delle aziende conserviere, sono enormi nastri trasportatori con un sacco di materia prima, con molta gente che lavora attorno a queste linee. Questa fotografia che io ho fatto da sopra la linea fa vedere però due figure molto particolari. La signora qui davanti è una cernitrice, ed è una cernitrice nell'ultima posizione. Cioè loro ogni anno fanno un test di capacità visiva mettendo davanti alle cernitrici un cestino di pomodori difettati, con dei difetti caratteristici, una macchiolina, un colore che non funziona, eccetera. E perché si sa che l'occhio umano in circa un minuto dovrebbe riuscire a trovare la metà, il 50% dei difetti all'interno di questa cassetta. All'inizio dell'anno e poi regolarmente ogni 15 giorni loro fanno questo test, perché sulla base di questo test non è che loro scartino il lavoratore, ma collocano il lavoratore in una posizione diversa della linea. C'è chi è molto veloce nella selezione dei difetti e quindi deve stare in un punto della linea in cui la linea corre veloce,
E c'è chi invece è molto lento ma l'ha vista acutissima ed è in grado di scovare una macchiolina, questi pelati, è inutile che vi dica che costano un occhio della testa, sono eccezionali ma costano un occhio della testa, è capace di scovare una macchiolina o una pellicina avanzata dentro un fiume di pomodori, allora quella lavoratrice lì deve stare in un altro punto della linea. Quella lavoratrice è quella lì, quella dove la linea è praticamente ferma e come vedete quasi li massaggia questi pomodori, ce li gira delicatamente perché in realtà poi subito dopo finiscono dentro il, sono già stati scottati, spelati e finiscono nel barattolo. Ma dietro di lei succede un fatto assolutamente straordinario. Quella signora lì si chiama apparatrice, cioè in salernitano appara, cioè fa il paro, diciamo così, del barattolo. L'apparatrice sta all'esterno della macchina che infila la materia nel barattolo e prima che il barattolo vada alla tesa, a occhio, è in grado di stabilire, va molto veloce la linea in quel punto, è in grado di stabilire a occhio se quel barattolo ha la quantità giusta di pomodori. Non è detto che ce l'abbia, e lei che ha una bacinella di fianco ha una velocità stratosferica, inserisce un pomodoro, toglie un pomodoro. Questo barattolo deve stare dentro un range di peso infinitesimale, cioè che diciamo ha un range di peso di 30 grammi tra il più e il meno. Voi non crederete, io non credevo ai miei occhi quando vedevo che all'uscita dalla lavorazione dell'apparatrice, che fa una cosa inspiegabile, diciamo così, toglie, mette, toglie, mette, toglie, mette, questi barattoli avevano praticamente tutti lo stesso peso, cioè cambiavano di 5 grammi, 10 grammi, perché la pesatrice viene dopo di lei. Cioè, questa storia ci dice quindi che anche in un posto così, dove c'è il massimo del bio, il massimo del prezzo premium, perché è un posto in cui tutta questa roba viene pagata. Pensate che fra i controlli che si fanno, che io ho visto fare una volta, sono andato 2 o 3 volte in questa azienda, una volta, un'estate, c'era un'equipe di giapponesini, di scienziati giapponesi, che all'interno del magazzino barattoli, in questo posto enorme con delle torri di barattoli, sceglievano loro a caso un certo barattolo di una certa pila. Dentro il muletto doveva levare la pila, loro dovevano arrivare esattamente a quel barattolo, loro aprivano il barattolo e verificavano assolutamente a caso, non a campione ma a caso, che tutto il disciplinare fosse stato rispettato. Questa era la condizione per poter continuare a vendere e poter continuare ad avere una redditività che è del 35%, cioè questa impresa fa il 35% di utili oltre costo, che vi posso assicurare che per un'impresa conserviera, per un'impresa del cibo, è una cosa impressionante. Ma questo sistema costa perché, nonostante la tecnologia che loro hanno, non possono rinunciare alle persone, perché in realtà non esiste una tecnologia, secondo loro, non esiste una tecnologia sufficiente a risolvere ognuno dei problemi che loro hanno. E uno dei problemi importantissimi che loro hanno, che si è visto e non si è visto, ma si vedrà credo meglio nel prossimo video, è che la nuova economia con i prodotti buoni hanno bisogno di una loro rappresentazione. Cioè non c'è niente che paga, secondo Pasquale D'Acunzi, niente paga il cliente giapponese come il fatto di vedere 200 signore salernitane che massaggiano a mano i pomodori, e loro, pur di vedere questo spettacolo, sono disposti a pagarlo un occhio della testa. Abbiamo saputo di questa esperienza molto bella che nasce dal basso, un quartiere che si è rigenerato in mille modi, un quartiere attorno alla stazione che come sempre è ricettacolo di tante cose non sempre belle. Questo quartiere ha cominciato a fare molte attività, un gruppo ha cominciato a fare molte attività sociali e adesso si è impegnato a recuperare
un binario morto e a creare da questo binario un parco verticale, cioè a restituirlo alla città come, appunto, come parco proprio. Aprire un canale verde, no? Che dalla stazione entra dentro la città per avere in locazione il nostro caffè sociale, abbiamo dovuto insomma battagliare parecchio, però tutto partì il giorno in cui visto, no? Attaccato alla porta un cartello con scritto chiuso, allora lì ci siamo un attimo accesi, ne abbiamo detto, beh, questa è un'occasione, no? In qualche modo vorremmo semplicemente accenderla e provare, no, a cambiare un po' le caratteristiche di questo luogo. Come? Pulendolo. Quando a seguito dell'alluvione famoso, storico del 94, la linea è stata interrotta. Il tratto interessante che corrisponderebbe a questo polmone verde è circa un chilometro ed è da qui fino all'imbocco della galleria. Tra l'altro questi edifici hanno ospitato senza fissa dimora nel corso degli anni un'importante casa di riposo della città che proprio dà su questo binario dismesso, quindi e accanto alla casa di riposo c'è anche l'asilo comunale, l'asilo nido comunale, quindi queste sono tutte aree che si possono aprire, che possono essere a disposizione della comunità. Noi per la seconda volta beneficeremo di un sostegno della Compagnia di San Paolo, che si è dimostrata attenta verso tutti questi spazi come il nostro, che svolgono una funzione di aggregazione civica. Leggevo l'altro giorno che l'innovazione sociale si fonda sulla capacità di trasgredire. Non so se avete notato, ma quel cartello chiuso ha aperto. No? E c'è qualcuno che dice che non esistono solo problemi, ma in realtà esistono opportunità. E quindi quando ci sono persone guidate da passione e curiosità, possono nascere cose di questo tipo. C'è tutto il tema quindi dei beni comuni e della rigenerazione urbana, cioè di creare esperienze di comunità. Quel trincerone è una delle cose più, è uno degli spazi in realtà di rigenerazione urbana potenziale più classici, perché in tantissime città in Italia ci sono posti, ci sono binari morti, infossati come quello a Torino, ce n'è uno molto famoso che purtroppo sarà oggetto di una riqualificazione diversa, nel senso che ci metteranno dentro la seconda linea della metropolitana e presumibilmente sopra quello che loro chiamano parco lineare, che io chiamo invece edilizia. Ma proprio per questa ragione a me è sembrata che questa esperienza fosse, forse perché il centro è più piccolo, forse perché nei centri un po' più piccoli c'è anche più controllo, diciamo così, c'è più intervento sociale. Mi è sembrato che fosse un progetto veramente interessante. Se posso dire, c'è, e provo a rispondere quindi alla suggestione data prima, sta rimanendo fermo l'obiettivo, cioè l'idea di avere dei bisogni dove si fa aggregazione civica. Ci sono però modi e modi diversi di fare questa aggregazione civica. Uno dei modi più, diciamo così, contemporanei, più nuovi, è quello che viene chiamato dell'impresa ibrida. E approfitto così per fare eccezionalmente, diciamo così, pubblicità a me stessa. Allora, l'ibridazione dei modelli è un sistema per il quale sono degli studi economici che hanno a che vedere con il for profit e con il terzo settore, con il terzo settore nel senso del terzo settore fatto di attori economici. Sono degli studi economici che in realtà sono nati una ventina di anni fa negli Stati Uniti, dove c'è una grandissima tradizione, non so se voi sapete, di un modello che si chiama fondazione di comunità. Ecco, questi studi stanno cercando di comprendere come i modelli culturali e manageriali del settore for profit potrebbero essere opportunamente compresi
applicati a una gestione progressivamente sempre più scientifica, mettiamo così, delle imprese sociali, che siano esse cooperative, che siano SRL, che siano quello che volete, che siano grandi fondazioni, che vengono dal privato sociale. Ma è ibrido il modello, perché è un modello convergente, perché è esattamente come accade che, vogliamo dirci che molto del terzo settore ha da imparare, come si fa a avviarsi a una idea di mercato, cioè all'idea che in qualche modo per una parte delle cose che fai il tuo cliente e il tuo committente coincidono. È una caratteristica del terzo settore che il pagatore del servizio non è praticamente quasi mai l'utilizzatore del servizio. Questa discrasia non esiste nel for profit, naturalmente, per cui chi compra è in realtà, chi paga per comprare è in realtà l'acquirente della cosa che compra, ma nel terzo settore questo non accade, salvo il fatto che sempre nell'onda lunga di trasformazione che attraversa le economie non c'è più ormai nessuna cooperativa sociale, nessuna cooperativa degna di questo nome che non si pone il problema di avere una quota, una capacità, almeno quota parte, di sostentamento sul mercato. Cioè, quindi non si pone il problema di avere qualcosa da vendere e qualcuno disposto a comprarla. Allora, se il terzo settore ha questo da imparare, ha da imparare una cultura manageriale per cui non è per niente, dirò una cosa forse perfida per una platea come questa, ma non è sufficiente far del bene. Non è per niente sufficiente far del bene. Bisogna anche saperlo fare, bisogna saperlo fare con i processi organizzati. Guardate che al tempo stesso quello che sta succedendo è che il for profit sta rapidamente imparando moltissimo della cultura tipica del terzo settore, specialmente nella gestione dei rapporti che ha con le proprie risorse umane, per un verso, e con i propri clienti, per l'altro. Non si può immaginare che siano tutte menzogne quelle per le quali un'impresa, una grande impresa, una multinazionale decide di occuparsi di impatto ambientale o di impatto sociale. Non si può immaginare che il grande fenomeno che viene chiamato delle B Corp, cioè delle Benefit Corporation, cioè delle imprese assolutamente for profit, che cambiano i propri statuti e cambiano la governance per introdurre dentro i processi profondamente dei concetti di sostenibilità, soprattutto di sostenibilità sociale. Si può credere che tutto questo sia finto, che siano semplicemente operazioni di mercato, sono operazioni di mercato, perché il bio fa figo, perché se io posso comprare l'arancia che mi viene da una cooperativa gestita da Libera o l'arancia di un altro, quasi tutti noi compreremmo l'arancia che viene dalla cooperativa gestita da Libera. O crediamo che queste siano menzogne, oppure dobbiamo immaginare che quegli altri, quelli del for profit, siano stati particolarmente abili a capire cos'è che distingue la capacità che potremmo chiamare di resilienza del terzo settore, cioè la capacità di fare comunità intorno ai progetti di impresa. Questo atelier dell'impresa ibrida è una scuola che il mio centro di ricerca si è inventato, che dura qualche settimana e l'abbiamo fatta la prima volta l'anno scorso, forse la rifacciamo anche quest'anno in autunno. È una scuola digitale e guardate, vi faccio vedere chi sono i partner che hanno sostenuto e hanno aiutato la realizzazione della prima edizione. Io penso che qua in mezzo ci troverete molti loghi che conoscete e che riconoscete come parte anche di un mondo che non è soltanto il tradizionale mondo di chi sostiene questo tipo di iniziative, ma è anche un mondo molto vicino ai mondi cattolici. L'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali del Lavoro, e in particolare Don Bruno Bignami, ha partecipato al contest interno, alla fine di questo percorso formativo. Abbiamo chiesto ai nostri corsisti, che erano 130, di presentare un progetto di innovazione imprenditoriale, quindi di fare un business plan, per vincere 15.000 euro, che non è proprio poco. La giuria è stata composta da persone che si occupano di valutare la tenuta di progetti, sia del mondo for profit, sia del mondo non profit, e dentro questa giuria c'era Don Bruno Bignami, che ha
devo dirvi che ha lasciato esterrefatti gli altri 11 giurati, perché è riuscito con una grande capacità e con una grande abilità a trovare le ragioni per cui poi i due progetti che sono risultati vincitori erano quelli che in realtà sembravano incarnare perfettamente la visione del Laudato Si. Al di là dello spot che vi faccio su questa piccola iniziativa, quello che vi dico è che chi lavora nel terzo settore o chi aspiri a farlo, si ponga veramente il problema della sostenibilità economica, e non si ponga il problema della sostenibilità nel senso della capacità di intercettare un nuovo beneficiario o nel senso della capacità di incastrare il beneficiario tradizionale in un sistema in cui ti deve aiutare sempre, perché quella cosa lì non può più funzionare. In qualche modo la disponibilità di risorse nasconde le difficoltà manageriali. Avere un po' più di fame aiuta tradizionalmente a organizzarsi in maniera più capace. Dico solo questo come reazione a quello che hai detto. Sicuramente come terzo settore dobbiamo imparare bene a fare bene, e io sempre di più vado in giro per l'azienda e imparo un sacco di cose. Ho un sogno che invece nella parte di restituzione noi potremmo fare una cosa per le aziende molto semplice che ha fatto una grande azienda leader nel mondo, che non mi ricordo qual è, che ha preso delle persone come Marco, svantaggiate, o delle persone disabili che in genere sono maestri di resilienza, e li hanno mandati a fare i corsi ai manager delle aziende. Secondo me ne avremmo da guadagnarci tutti. Noi dobbiamo andare a visitare le aziende e imparare. Magari dobbiamo andare da grande a zucchero e vedere il loro livello organizzativo, che sicuramente supererà il nostro. Forse noi potremmo avere dei buoni formatori per i manager delle aziende. Confermiamo quello che Annalisa ha detto più volte, forse l'ha detto anche Maurizio. Le multinazionali sono entrate nell'ottica della transizione ecologica e molte l'hanno sposata in pieno. Alstom sta lavorando a un progetto che qui ci presenta l'amministratore delegato di il responsabile di questa parte qua, comunque lo spieghiamo nel video. Abbiamo firmato con Ferrovie Nord Milano e Trenord, il principale gruppo di trasporti della regione Lombardia, abbiamo firmato il primo contratto per la fornitura di treni ad idrogeno. Siamo convinti che l'idrogeno porterà il cambiamento nel trasporto su rotaia e su strada verso un sistema energetico pulito e privo di emissioni. L'energia viene fornita attraverso la combinazione dell'idrogeno che è immagazzinato nei serbatoi con l'ossigeno dell'aria esterna. L'unico prodotto di scarto di questo processo è un mix di vapore acqueo e acqua di condensa. Non vengono assolutamente generati né particolato né anidride carbonica oppure altri gas serra. Sostenere la transizione energetica e la decarbonizzazione nei trasporti è al centro della nuova strategia di Alstom in Motion, che ha fissato obiettivi ambiziosi per il 2025. Principali obiettivi sono sicuramente la riduzione del 25% del consumo di energia rispetto al 2014. L'approvvigionamento di energia dell'azienda al 100% da fonti rinnovabili. Terzo punto importantissimo è limitare efficacemente l'impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Alstom si è assunta degli impegni precisi in termini di sostenibilità, aderendo all'iniziativa del Global Compact delle Nazioni Unite, che invita le società a mettere in atto un insieme di valori fondamentali nell'ambito dei diritti umani, degli standard occupazionali, dell'ambiente e dell'etica.
Ho esordito dicendo che la nostra attività principale è lavorare sull'analisi delle trasformazioni in atto nelle fabbriche. Quando abbiamo cominciato questo lavoro, nel 2014, il primo posto in cui siamo andati è stato l'Alstom di Savigliano. Ci siamo tornati poi altre volte e ci abbiamo portato una troupe di super quark a un certo punto. Per cui se c'è un video molto bello fatto nel 2016, se non sbaglio, 16 o 17, nel 16, realizzato da uno degli autori di Super Quark, lo trovate facilmente su internet, che racconta una particolare fase della trasformazione, della transizione digitale dell'Alstom in quel caso. Non si faceva allora il treno all'idrogeno, non ci occupavamo di questo, ci occupavamo di un'altra cosa. Che adesso vi spiego portandovi sul mio terreno e quindi lasciandovi in eredità una cosa che probabilmente non c'entra. Dentro il video che abbiamo visto, non so se avete notato che a un certo punto c'era un piccolo passaggio che è durato un istante, è durato un soffio ed era un passaggio su un monitor che io ho ripreso, che faceva vedere un disegno tridimensionale, in CAD tridimensionale di un impianto. Vi faccio vedere una cosa, poi mi smentirà chi è dell'Alstom. Ciao, buongiorno. Poi se hai cambiato tutto mi correggi. La sala 3D. Esatto, esatto. Sì, c'è ancora. La cosa che risultò assolutamente impressionante allora, lo è anche adesso secondo me, ma allora, qualche anno fa, lo era ancora di più, è che quando salimmo dalla fabbrica, quando dopo un sacco di ore trascorse nella manifattura salimmo negli uffici, ci rendemmo conto che era un posto, era uno di quei posti in cui chi fa il mio mestiere aveva già visto realizzarsi una, diciamo così, una rappresentazione quantitativa classica, cioè sostanzialmente il numero di persone che lavorava in manifattura era quasi equivalente, forse addirittura era inferiore al numero di persone che lavorava nei servizi, nei cosiddetti servizi accessori. Erano gli indiretti, i cosiddetti indiretti nella fabbrica. Perché? Perché il modo con cui si costruiva il treno era cambiato da qualche anno, non da tanti, in maniera radicale. Ci raccontò Carlo Pellegrini, che non so se ci sia ancora, non c'è più, il direttore tecnico di allora, che aveva l'aria di dover andare in pensione, quindi probabilmente è andato nel frattempo, che però aveva lasciato in eredità questo suo progetto, questo suo Master 3D, che era la capacità di costruire il treno completamente virtuale prima di costruirlo reale. Si costruiva il prodotto virtuale, si cominciavano anche a costruire i primi processi virtuali. La cosiddetta virtualizzazione è una delle metodologie abilitanti più significative della trasformazione tecnologica in atto, cioè la capacità di rappresentare in maniera non fisica un prodotto, un processo, addirittura un problema, per analizzarne gli aspetti, correggere gli errori, e quindi non dover fare una cosa classica che succede nella manifattura, soprattutto nella manifattura dei prodotti complessi, cioè costruire il prototipo. Il problema della costruzione del prototipo in un prodotto come un treno, che è oggettivo, che è, come si può immaginare, una cosa costosissima, ma questo vale per tutti i grandi mezzi di trasporto complessi, vale per gli aeroplani esattamente nello stesso modo, vale per le navi da crociera, e vale naturalmente anche se su un modello d'azione diverso per l'automotive. Il problema di costruire il prototipo è che il prototipo prevede una, come posso dire, gestione lineare dell'idea del processo. Cioè tu hai l'idea, poi fai il disegno, poi costruisci gli standard, i disegni, le caratteristiche per poter arrivare al prototipo, poi costruisci il prototipo il cui unico scopo è validare il processo e il prodotto. Il prototipo tipicamente ha degli errori, quindi tu torni indietro, metti a posto gli errori e rimetti mano all'intero processo di disegno, proprio di disegno progettuale. Ma da qualche anno, anche qui non proprio da tanti, una decina d'anni,
Le grandi industrie che producono questo tipo di progetti complessi hanno a disposizione software di computer aided engineering, diciamo così, software di ingegneria ricorsivi sempre più complessi che consentono di fare i prodotti in qualche modo virtualizzando le linee di lavoro e quindi che consentono di accelerare i tempi di processo di progettazione in maniera incredibile. Questa incredibilità dell'accelerazione trova il suo punto massimo di capacità se tu riesci a virtualizzare il tuo prodotto, cioè se tu riesci a vedere, per esempio con un sistema, che è un sistema avanzatissimo, non mica tutti sono così, come quello che abbiamo visto all'Alstom in quegli anni, una camera di realtà virtuale immersiva in cui tu entri fisicamente dentro il treno, o meglio, entri dentro gli impianti del treno. Questa capacità, che non è affatto un gioco, ti consente di fare una cosa molto umana, cioè ti consente con l'aiuto della tecnologia di mettere al massimo delle tue capacità le capacità umane dell'osservazione, della verifica, del controllo. È come se tu riuscissi ad entrare fisicamente dentro il tuo oggetto e potessi, per esempio, verificare la correttezza del posizionamento degli impianti. Allora, con l'introduzione di questi sistemi di virtualizzazione e tutto quello che ne è conseguito, anche dal punto di vista della gestione dei processi di sotto, dei processi manifatturieri, l'Alstom ci aveva dichiarato che era riuscita a diciamo, ridurre i tempi di produzione di un treno nuovo, dal momento in cui si firmava il contratto al momento in cui usciva il primo convoglio dai loro hangar, da 30 mesi a 13 mesi. Era una cosa oggettivamente impressionante e soprattutto senza dover costruire il treno zero, cioè il treno il cui unico scopo era quello di fallire. Per una impresa che lavora in questo modo, che è un'impresa elastica, è una tipica impresa come quelle che lavorano a commessa, e poi che tipo di commesse? Sono molto spesso commesse pubbliche, a parte diciamo così, clienti privati, magari internazionali, che gestiscono ferrovie in altri paesi tendenzialmente. Immaginatevi che una fabbrica del genere deve lavorare un po' come un elastico. Quando si prevede che arrivino le commesse, che non sono sempre tutte pianificabili, la fabbrica deve ingrandirsi. Quando le commesse terminano, la fabbrica deve prosciugarsi. Naturalmente questo ingrandimento e prosciugamento può durare alcuni anni, perché le commesse poi durano alcuni anni nella costruzione dei treni, i quali a un certo punto arrivano a un punto nel quale ogni settimana deve uscire un treno nuovo all'hangar, finito e funzionante. Ecco, dentro una fabbrica di questo tipo mette davvero... non è che metta in crisi, ma fa veramente pensare a cosa significa aderire al Global Compact, cosa significa diritti umani, standard occupazionali, ambiente e sostenibilità. Sulla sostenibilità e l'ambiente l'abbiamo visto, il punto cruciale è la costruzione di un nuovo prodotto, ancora più difficile la costruzione di un processo che sia progressivamente sempre meno energivoro, per esempio. Però in fondo le grandi manifatture su questo cominciano ad avere delle solide capacità e delle solide tradizioni, ma il vero tema che vi consegno, sul quale io non ce l'ho una risposta, è quello dello standard occupazionale. Cioè questo è un mondo in cui tutti i mondi sono mondi in cui non si può immaginare che noi guardiamo ai bisogni occupazionali con le mappe e con le bussole che abbiamo usato per 100 anni, o meglio per 70 anni, diciamo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Cioè, standard occupazionali elevati può non significare avere un posto assicurato, ma deve almeno significare che dentro quell'esperienza di lavoro, che la tua vita sia un accumulo ordinato e non disorganizzato di esperienze di lavoro, e che quell'esperienza di lavoro, a magari particolare dentro il curriculum della tua vita, sia comunque utile a lasciarti un'eredità. In una fabbrica come questa, quando arriva la commessa,
c'è il caso che magari 300-400 persone vengono buttate in manifattura in 4-5 settimane. Guardate che mettere 400 persone in una manifattura del genere in 4 settimane significa praticamente fare una media impresa italiana. Una media impresa di grande dimensione, cioè della parte alta, della fascia alta delle medie imprese. E significa, una volta che hai terminato il serbatoio delle persone che hanno competenze, diciamo così, rudimentali, meccaniche, significa prendere delle persone che non hanno mai tenuto in mano cacciavite, o quasi, e renderle disponibili, certo, non a fasi di processo estremamente critiche. Ci sono fasi di costruzione di un treno che potremmo assimilare a quelle del tradizionale, diciamo così, operaio di mestiere. Non ti inventi un saldatore, non ti inventi neanche un elettricista, non ti inventi neanche un meccanico, ma non è tutto lì. Cioè, la costruzione di un oggetto come questo non ha solo questo tipo di figure, che peraltro anch'esse hanno bisogno di una manutenzione delle competenze assolutamente assidua. Allora, immaginarsi un modello di lavoro fatto in questo modo e immaginarsi di trovare uno standard in cui puoi non dover garantire, hai la necessità di non poter garantire un'occupazione, un progetto di vita lungo, fino alla pensione, ma qualche cosa in cambio devi garantire. Questo qualche cosa non può essere semplicemente denaro, non può essere semplicemente sicurezza, diciamo così, condizioni di sicurezza, un buon lavoro, deve essere qualcos'altro, deve essere qualcosa per cui ti lasci un'eredità che tu ti porti nella vita, nel prossimo lavoro che farai. Occuparsi di questo, secondo me, se io dovessi dire qual è il mio punto di vista sulla settimana sociale e sull'ecologia integrale, in fondo vi confesso che fino a questo momento vi ho parlato di cose che conoscevo relativamente, che ho studiato, che il nostro centro ha studiato, ma quella di cui vi parlo adesso, cioè di questo particolare modalità di concepire il lavoro, di concepire se stessi nel mercato del lavoro, ecco, questo è il nostro mestiere. E io una risposta su come vada concepito davvero non ce l'ho. Aver assistito a questo video dell'Alstom mi ha fatto pensare a un nostro grande amico, che era un grande esperto di treni, che è Gino Grosso. E Gino veramente ci sta mancando, che ci ha lasciato l'anno scorso, ed è bello che ce lo ricordiamo, perché lui qui stamattina sarebbe stato felice con noi. Mentre pensate, vi mettete in piedi, Linda, mettete in piedi, Mauro, quel che vanno a Taranto, Fausto. E allora c'era anche, mi pare che è appena partito, un altro, come già il nome di quel ragazzo? Stefano, ci sono anch'io, ecco, saremo a Taranto noi, quindi anche a nome vostro. Ma il mio deve essere un intervento rapido, anche perché purtroppo vi devo dire che il mio tempo è finito, quindi stringo. Ma allora, alcune piccole considerazioni. Mi spiace che è dovuto scappare un attimo fa Stefano Barale, che nella nostra diocesi di Saluzzo, insieme a Giulia e al sottoscritto, farà parte di quella che è la nostra commissione diocesana che andrà giù a Taranto. E sono molto contento perché loro sono due giovani, quindi questa era anche proprio una raccomandazione di andare giù con dei giovani. E loro sono giovani, quindi abbassano l'età media almeno di quello che sarà il contributo della diocesi di Saluzzo. In realtà mi è venuta la parola contributo, ma il contributo è quello che forse noi dovremmo andare a prendere, perché io credo molto nel lavoro della restituzione che noi, in quanto incaricati diocesani, dovremmo poi prendere da Taranto e restituire sul territorio. Si parlava appunto di cammino che si inizia, no? Proprio per evitare quanto magari altre volte può essere successo, no? Di andare a questi incontri che possono sembrare dei convegni, dove poi tutto si ferma lì, sembra che sia un punto d'arrivo. Noi, per quanto riusciremo, per quanto ne saremo capaci, tentiamo di fare un cammino che da lì ci inizierà, sarà un punto di partenza appunto per avere questa restituzione sul nostro territorio che ne ha tanto bisogno, no? Mi venivano una serie di considerazioni quando parlava la dottoressa Annalisa, giusto? Ecco, intanto
ho letto più volte proiettato la sostenibilità costa. Sì, certo, la sostenibilità costa. Ma perché costa? Perché costa di più rispetto a quello che è il nostro standard sul quale noi siamo parametrati di quanto costano le cose. Ma probabilmente dobbiamo ribaltare il concetto. Noi dobbiamo partire da qualcosa che sia giusto. Quindi la sostenibilità costa il giusto. Noi siamo abituati a delle scorciatoie. Noi per tutta la vita abbiamo goduto, forse inconsapevolmente, di certe scorciatoie sui costi di quello che andiamo ad acquistare. Probabilmente dobbiamo dire che appunto la sostenibilità costa il giusto. Poi se vuoi la scorciatoia spendi meno. Ma facciamoci delle domande se ha un senso lavorare con queste scorciatoie. In ultimo, e chiudo, volevo dire che e ringraziare moltissimo Don Flavio, perché è veramente un fenomeno. Lui sta facendo un grandissimo lavoro, lo sappiamo tutti, però io lo voglio ringraziare davanti a tutti noi che siamo qui presenti, quelli che ci stanno ascoltando online, perché lui sta facendo questo sforzo grande di mettere insieme, di fare rete. Io qui vedo anche dei miei colleghi di UCID, della Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. C'è addirittura qualcuno che mi ha seguito di altri gruppi della comunità Cenacolo che frequento anche lì. È molto bello che ci sia questa condivisione, questa apertura, questo fare rete. Quindi quello che io veramente auspico è che questo cammino che parte con Taranto sia veramente la continuazione di qualcosa che si può fare a braccetto, perché è veramente qui che possiamo fare la differenza. Se ragioniamo solo limitatamente a quello che sono le nostre associazioni, i nostri gruppi, probabilmente è troppo facile perderci. Quindi teniamo vivo questo contatto, teniamo viva questa forza che possiamo veramente fare, perché questa unità nostra veramente farà la differenza. Grazie. Effettivamente devo ringraziarvi, è stata sicuramente una mattinata interessante, no? E mi interrogavo anche, in qualità di presidente di un'associazione di categoria, no? Come accompagnare, l'interrogativo che abbiamo spesso, come accompagnare le imprese verso il cambiamento, ecco, e dove diventa sempre più necessario non essere solo un'organizzazione di tutela, ma un'organizzazione di iniziativa, nel senso di offrire una nuova visione e accompagnare le nostre cooperative al cambiamento, no? Perché credo che il problema sia un problema più trasversale. Quindi di questo vi ringrazio, ci sono molti spunti. Della riflessione che è emersa faccio due sottolineature. Ecco. La prima, effettivamente è sempre più difficile fare impresa, tanto più nel mondo occidentale, perché tu devi coniugare l'efficienza con un'attenzione forte alle esternalità sociali e ambientali, cosa che una volta non c'era. Tu potevi fare grosse marginalità inquinando l'ambiente e sfruttando i lavoratori. Ora, almeno nel mondo occidentale, questo non è più possibile, no? Si afferma una cultura di impresa che ha una finalizzazione sempre più circolare, no? Cosa vuol dire? Che tu sei consapevole di produrre un valore condiviso con i diversi portatori di interesse, a cui devi riconoscere il giusto valore aggiunto per il contributo che ti danno. Ecco, questo io credo sia la tensione che deve caratterizzare il mondo imprenditoriale. Che poi questo valore condiviso si esprime in forme giuridiche diverse è ancora un altro aspetto. Ecco, io farei attenzione a non pensare di omologare le forme giuridiche, no? Perché le forme giuridiche sono l'espressione, no, di valori differenti e di culture differenti, no, che possono però raggiungere una stessa finalizzazione. Per quello che Maurizio ripete sempre, non dovrebbe più esserci una distinzione tra non profit e profit. Ecco, io su questo non sono così d'accordo, io sono più d'accordo su una sana biodiversità imprenditoriale che punti a una stessa finalizzazione, perché a volte ci sono dei tratti che caratterizzano l'organizzazione aziendale che sono differenti tra una cooperativa e, per quanto una cooperativa non sia più un'azienda, non siano più strutturate in modo gerarchico, ma hanno nel coordinamento dei diversi fattori un punto di forza.
E quindi sono spaventato delle omologazioni in prospettiva. Lo vedo molto nel sistema cooperativo, soprattutto nel sistema bancario. No? C'è l'idea che ci sia da affermare una visione di banche, se la grande banca, intesa San Paolo, a scapito ad esempio no, delle banche di credito cooperativo o delle casse di risparmio o delle banche popolari. Ecco, solo la biodiversità può rispondere a bisogni differenti. Questo è il primo, nella stessa finalizzazione del valore condiviso che deve tener conto no, della sostenibilità, del rispetto dei diritti sociali. Il secondo è che emerge sempre più l'interconnessione tra moltissimi fattori. Per poter vivere il valore condiviso deve esserci un rapporto tra imprese e lavoratori adeguato, il ruolo del sindacato all'interno delle imprese. Nelle cooperazioni questo è un problema in parte superato, ma anche tra imprese e ambiente, imprese e territorio. Le nostre imprese devono sempre più abitare il territorio. Sono risorse che devono essere sostenute, questo è importante, ma loro stesso devono essere attente al contesto territoriale, no? e ad evitare forme di inquinamento. E terzo, trovo che ci sia sempre più la necessità di un confronto tra pubblico e privato e il sostegno anche delle istituzioni alle imprese. Il problema che veniva sollevato dell'Alstom, no? Che può avere dei picchi di lavoro e dei momenti in cui il lavoro è meno presente, è un problema che ci dice che il lavoro non è più un posto ma un percorso e che in molti casi no, tu potresti non avere più quel lavoro. Però per poter sostenere un'esperienza di questo tipo che non si traduca in precarietà occorrono dei servizi pubblici adeguati, no? Non è più ammissibile secondo me che ci siano degli ammortizzatori sociali che non implichino un coinvolgimento della formazione dei lavoratori, ecco quindi effettivamente il termine che non so chi avesse utilizzato, occorre veramente un'alleanza virtuosa tra i diversi soggetti, ecco, dove ognuno può portare il proprio contributo nell'ottica del valore condiviso secondo la propria particolarità. Vi ringrazio e riprenderò molto di questi contenuti. Io sinceramente ero venuto per non intervenire, poi però il discorso mi ha attizzato, come si dice, perché le cose dette mi hanno riportato indietro al 1977, quando io da sindacalista giovane di 23 anni mi sono trovato di fronte all'esperienza allora dell'industria 4.0 di allora. Ero nel distretto delle penne di Settimo Torinese. C'era tantissimo lavoro a domicilio, cioè, mi dicevano aziende che operavano per fare i pezzi della penna, ok. Migliaia di persone nelle famiglie che la sera arrotondavano lo stipendio, giovani che erano sfruttati sul lavoro a domicilio. Le donne portavano i guanti e non per eleganza. Ok, bravissima. E c'era la JOC all'epoca, che con la JOC lavoravamo insieme per stanare le boite delle persone sfruttate. Bene, io lì ho avuto la prima esperienza, giovanissimo, sindacalista, 23 anni, portato da un sindacalista della CGL, che ero della CISL, a Parigi. Oh, figurate, un pastorello della Spromonte va a Parigi alla fiera dell'industrializzazione, mi sembra che si chiamasse una cosa del genere. Cosa ho visto a Parigi? Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto il prototipo della BIC, la BIC Band, ok? Il prototipo della BIC era semplicemente un'azienda dentro la fiera dove tutto veniva prodotto, montato e scatolato con tre ragazzi in camice bianco in una cabina centralizzata. Questa cosa ci ha fatto riflettere un sacco, diciamo, ma dove stiamo andando? Allora c'era Corradino Mineo che faceva il giornalista, ma dove stiamo andando noi a difendere gli interessi di questi lavoratori giovani sfruttati quando il mondo sta andando là, il mondo industriale? E quindi ho cominciato a interrogarmi e da lì in poi, e qui vengo al succo della cosa che volevo dire, attenzione alle mode, che non voglio rubare troppo tempo. Ogni cosa, se è vero che è nuovo lo strumento o le azioni, è vecchio il fondamentale a cui si fa riferimento. Cioè, si trasformano le cose, ma i cambiamenti vanno accolti. E poi una parola che stamattina non è stata detta, ma io l'ho vissuta, l'ho vista per tutta la mattinata, è la ricerca. In tutto c'è la ricerca, anche nei treni, voglio dire, c'è la ricerca. Se non c'è chiaro il rapporto tra la ricerca e il dove siamo,
per vedere dove poi vogliamo andare, tutto diventa più difficile, non c'è visione. Quindi anche il mercato del lavoro, l'incontro di domande e offerta, tutta la riqualificazione del personale compagnia bella non si può fare, perché sarà comunque controtempo, perché non si fa con la visione del domani, dei cambi di professioni. Quindi questo è un lavorone enorme che andrebbe fatto di più, andrebbe fatto ovunque, in agricoltura, io seguo molto il settore dell'edilizia, se si applicasse il disciplinare negli appalti, quel disciplinare lì, non avremmo i problemi che abbiamo in tutti i sensi, solo che il disciplinare, contrariamente a quello che avviene in altri paesi europei, Francia e Germania, lo applicano un pochino di più che non in Italia, lì viene applicato un po' di più, qui un po' di meno. Allora, tante cose, ultima battuta sull'edilizia, in Francia, prima di iniziare un cantiere, cantieri medio-grandi, non so se c'è qualcuno che ha conosciuto, si riuniscono tutte le ditte interessate al lavoro, dalla prima all'ultima, coi progettisti, coordinatore della sicurezza, e si mettono d'accordo su modalità, tempi, attrezzature e strumenti, in modo che i tempi di esecuzione dei lavori vengano fatti correttamente e la qualità del lavoro venga garantita. In Italia si prende l'impresa affidataria e da lì in poi non si capisce quello che succede prevalentemente. Quindi applicare il disciplinare, avere un disciplinare ad applicarlo, significa avere anche un'organizzazione tale che garantisce sicurezza e lavoro buono. Grazie Maurizio, io volevo proprio raccogliere il tuo invito che hai fatto a ognuno di noi e a tutti quelli che vedranno questa giornata, ad andare a visitare le realtà che sono state presentate. Io ne farei un altro, secondo me non basta che andiamo a vederle, ma dovremmo anche raccogliere gli elementi che ci hanno più colpito per cominciare a raccontarle e raccontarle soprattutto ai bambini, che sono i veri assenti in questi grossi dibattiti che stanno, che ci saranno sempre di più, ma che saranno i veri destinatari, gli abitanti protagonisti di questo futuro. Ecco, metto insieme due spunti molto belli che sono usciti dalle esperienze. Uno è quello della mia città, il Parco Fluviale, un'esperienza così bella che molti cuneesi però non sanno ancora, e in particolare della Casa del Fiume. È stato molto bello l'abbinamento che avete fatto tra il comizio agrario con le sue aule e la Casa del Fiume, che ha i suoi orti sperimentali anche per i bambini. Secondo me andrebbero proprio abbinate, perché se no il comizio agrario già nel nome sembra una cosa da vecchi, invece i vecchi vanno a vedere e a insegnare, e i bambini vanno a fare salti di gioia e gli vengono delle idee pazzesche. Il secondo spunto, anche molto bello per i bambini, è proprio quello dei fratelli da punto, cioè il sogno di andare in Giappone a vedere se servivano i pomodori per tutti quegli spaghetti, è veramente una cosa che potrebbe far venire tantissime idee ai bambini, che sono quelle che ci servono, più che le nostre discussioni, no? E lanciare degli stimoli brevi da queste storie, possono tutte diventare delle storie, e vedere come le trasformeranno loro, che saranno i veri protagonisti. Grazie. Ringrazio la dottoressa Annalisa che ha parlato molto dell'ASTOM, e quindi ne sono grato. La questione è comunque di una grande multinazionale, resta il fatto, si parlava delle grandi commesse, di fare in modo che comunque la concorrenza fra i paesi che ne fanno parte, dovuto ai costi, qui si è parlato anche stamattina di questa cosa, non metta appunto troppo, diciamo, che non penalizzi magari i paesi dai quali magari possono partire le commesse. È un argomento attualissimo, lo stiamo vivendo, abbiamo due grandissime commesse che ormai ci accingiamo a dover iniziare per il lavoro, però la discussione con la multinazionale, io sono sindacalista anche dell'ASTOM, è sempre quella, cioè dove viene portato il lavoro a fronte di investimenti molto grandi della multinazionale, e questo nel corso degli anni è stato un po' il leitmotiv dell'azienda, perché comunque lo sappiamo benissimo, ci sono paesi come la Polonia
e anche dal punto di vista dell'ingegneria, paesi come l'India, dove abbiamo siti con siti. Le faceva l'esempio di Savigliano, dove siamo un migliaio ormai, abbiamo 200 ingegneri, eppure ci sono siti in India da migliaia, due migliaia soltanto di ingegneri, e quindi con costi molto più bassi. Quindi. Però mi piace, cioè sono d'accordo sul fatto che anche le multinazionali non lo prendano soltanto come spot, cioè la questione dell'ambiente, la questione della centralità dell'uomo diventa, come dire, determinante, centrale e dà la possibilità di un cambiamento. Io arrivo, per esempio, ieri sono stato in un deposito di Roma, sono andato a fare delle assemblee con i lavoratori e la centralità è stato, naturalmente abbiamo, lo accennava anche Maurizio, il fatto che siamo tutti stati impressionati da questo disastroso incidente che ha portato alla morte sul Mottarone, no? E i lavoratori che lavorano nei depositi, che hanno a che fare con treni ad alta velocità che viaggiano a 250-300 km all'ora, la responsabilità di dover mantenere questi mezzi così veloci. Era bello, io trovo sempre la bellezza di fare questo mestiere e trovare la possibilità di relazionarsi con le persone, no? Perché alla fine è vero, qualcuno lo diceva, del fatto che i protagonisti della nostra società, e quindi la politica, il sindacato e i lavoratori, dobbiamo fare squadra, dobbiamo essere comunque attori, dobbiamo dialogare perché si possa raggiungere il bene comune. Ed era bello vedere il capoturno, la discussione, sapete qual era? Era l'utilizzo della tecnologia oggi, dei tablet, che i lavoratori utilizzano nel monitorare le operazioni. Ma il punto qual era? Che a Savigliano abbiamo fatto un accordo con la direzione nella quale si in qualche modo disciplina l'utilizzo, perché c'è la questione della privacy, tu devi utilizzare un mezzo che in qualche modo sa benissimo dove sei quando inizi l'operazione, che tipo di operazione fai, quanto ci metti. Nel deposito di Roma questa cosa non era avvenuta, cioè non è avvenuta, nel senso che le direzioni sono diverse, gli uomini sono diversi, i direttori sono diversi, e questi operai, pur utilizzando questa tecnologia, si sentono in qualche modo un po' oppressi, perché sanno benissimo che il tablet che ti porti dietro ha un geoposizionamento di quello che tu utilizzi, e quindi sa benissimo in qualche modo che il direttore o chi sta nell'ufficio sa benissimo dov'è la persona. A un certo punto nella discussione, perché erano assemblee piccole, no, di 10-12 persone, mi rivolgo al capoturno e gli ho detto: ma scusa, voglio vedere tu, ma tu guardali tu, quelli che lavorano con te, ma tu non ti fidi? Cioè tu non ti fidi di loro? Ma io, e lui dice: ma io so benissimo come lavorano loro. E quindi la discussione era che benissimo, tu devi validare quello che hanno fatto attraverso uno strumento, però qual è il punto? Ancora la fiducia e la relazione che c'è fra le persone, perché tu puoi avere tutti i mezzi tecnologici che vuoi, e qui lo sappiamo benissimo, però poi c'è sempre il modo di bypassarlo, perché tu hai sempre il modo in qualche modo di pigiare il pulsante e di passare oltre. Ma infatti la discussione era che i lavoratori, quelli che sanno benissimo che se il treno ha un problema particolare e quindi arrivano alle 2 o alle 3 di notte il treno, tu sai benissimo che la questione, se è un problema vero, tu quel treno lì non lo fai uscire. Se il problema è una porta, è una centralina, è una fotocellula, è una tendina è un conto. Ma se il problema è veramente importante, allora a quel punto lì. E quindi la fiducia, la relazione fra magari il tuo superiore e quello con cui hai lavori, quella roba lì è una relazione umana che mette al centro l'uomo, e quindi non va oltre quello che è la tecnologia. Grazie. Beh,
Prima delle conclusioni vi è stato dato un foglio, non c'è tempo, ma vi consiglio di ascoltare questa canzone molto bella di Nicola Fabi, che ripete: per molte volte sono orfano, la pandemia ci lascia un po' orfani di alcune cose, dice, di una chiara traiettoria. Dice però nel ritornello: mi basterebbe essere padre di una buona idea, penso che può essere un buon augurio per ognuno di noi per fare un bel cammino verso Taranto. Lascerei la parola ancora ad Annalisa, che ringraziamo, per un'ultima considerazione e poi Flavio per le conclusioni. Allora, la considerazione finale è che suscitata proprio da quest'ultimo intervento è che, come sempre, tutto ha messo nella giusta, ogni cosa, ogni fatto della vita ha messo nella giusta prospettiva, e la giusta prospettiva probabilmente è la giusta prospettiva per quel che riguarda le cose di cui mi occupo io, cioè il rapporto, che è proprio quello che è stato raccontato adesso, cioè il rapporto fra una tecnologia che è un'innovazione che entra dentro i tuoi modi di fare, il modo con cui hai sempre fatto le cose e la tua esistenza. La giusta prospettiva è quella di guardarla sempre da tutti e due i lati. È vero che la tecnologia ti controlla, ma ti controlla anche Facebook, non c'è bisogno di essere su un luogo di lavoro per essere georeferenziato, siamo anzi piuttosto disponibili, diciamo così, a farci georeferenziare da Google in modo che ci dica che lì c'è la nostra panetteria preferita, facendoci poi forse qualche problema in più in contesti in cui invece, proprio grazie al lavoro sindacale, possono essere molto più regolati, ed è un esempio quello che ci è stato fatto. L'innovazione tecnologica è una questione di ecologia, nel senso che bisogna prenderla, bisogna avere la capacità culturale, la preparazione, la scolarizzazione, se volete, di prenderla alla dimensione giusta. Non troppo poco, non troppo. Non troppo poco, perché l'idea di fare come si è sempre fatto è forse l'idea più tragicamente sbagliata che possiamo metterci in casa, anche perché non è affatto vero che le pratiche tradizionali sono necessariamente le pratiche più rispettose da nessun punto di vista. Al tempo stesso non bisogna esagerare, perché qualcosa che è uno strumento che ha un valore, che ha un costo, che ha un prezzo, bisogna che sia accompagnato dalla capacità di saper spendere in modo giusto. E saper spendere in modo giusto significa che qualcosa non solo ha un prezzo, ma ha un costo. Il prezzo è quello che paghi nel momento in cui saldi la fattura, il costo è quello che ti metti in casa se tu non capisci che ogni innovazione che introduci, fosse la scelta di fare il biologico in agricoltura o fosse la scelta di fare il treno all'idrogeno, implica delle conseguenze. Ecco, la capacità di capire quali sono le conseguenze implicate nelle cose che pensi, nelle cose che fai, nelle cose che condividi, questa è probabilmente la più difficile delle scelte ecologiche che ha ciascuno di noi. Mi pare che sia stata una mattinata veramente di spessore. Annalisa, ti ringraziamo tanto. Grazie a te. Maurizio, sei stato veramente bravo anche nel condurre, nel provocare i vostri lavori, l'abbiamo già detto. Sentite, adesso dipende anche proprio da noi. Mi veniva a pensare, anche tenendo conto delle ultime cose, il 16 luglio, non mi ricordo se il 16 o 17 luglio è l'anniversario di quella tragedia del Molino Cordero. Il 16. Pensate quanto si sta parlando in questo periodo anche di queste morti. Ma perché noi qui a Fossano, per esempio, non cerchiamo di riflettere su questo, ma semplicemente chiedendo che cosa si sta facendo per la salvaguardia della salute? Cioè, pensare insieme. Qui c'è il mondo dell'azione cattolica, c'è il mondo della cooperazione, ci sono i vari mondi. Adesso ognuno di voi può anche stimolare, a partire da questo, può anche stimolarci a creare altri momenti in cui prendiamo magari un aspetto. Abbiamo parlato dei giovani, purtroppo non ci sono qui altri che andranno a Taranto, sono tutti giovani veramente, Ottavia e Giacomo, per esempio, di Fossano, sono oggi impegnati, purtroppo con la pastorale giovani, purtroppo, grazie al cielo, sono giovani, tutti meno di 30 anni, anche chi manca da Cuneo, Nicolò, benissimo. Allora,
potremmo anche con loro, con i giovani, pensare di organizzare un momento, ma dipende da noi, dipende dal sentirlo e dal volerlo. Buon cammino a tutti!